con voi. Grazie a tutti quanti di essere scusami, qua. Alessandra, dico solo che, scusami Alessandra, dico solo che ho avviato la registrazione intanto. Mi taccio. Benissimo. La Mali, comincio io, Chiara. È già avviata Giovanni. Basta, perfetto, basta, chiuso. Prego Alessandra. Allora, intanto ai partecipanti il nostro ringraziamento, come vi diceva già il Presidente, per essere qui. E, oggi è la seconda parte di questo convegno che è cominciato ieri pomeriggio. Alcuni di voi erano presenti, altri no. Io sono Alessandra Cecchetto, sono la coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Medici di Venezia e ho cercato di preparare una sintesi dei lavori di ieri in modo che sia un momento più agevole poi per partecipare alla onda che comincerà sulle 10:15 più o meno. È legato alla connessione, un po' perché intuisca e un po' perché dei medici un convegno web. Allora, ieri il nostro convegno che ha come titolo Leggere l'invisibile, la violenza contro la donna disabile, abbiamo iniziato la prima parte con le relazioni del dottor Roberto Mazzini della cooperativa Jolly di Parma, della professoressa Nadia Monacelli dell'Università di Parma, della dottoressa Metella Dei di Firenze e con il video inviato dalla dottoressa Rosalba Taddeini sull'esperienza del Centro Antiviolenza Differenza Donna di Roma. La dottoressa Taddeini non ha potuto essere con noi per ragioni di salute. Se riconoscere la violenza subita da una donna o da un adolescente spesso è un compito difficile per noi operatori, lo è ancora di più per se ci si trova di fronte ad una disabile. Si è partiti dalla domanda: perché ancora tanta violenza contro le donne, nonostante gli ingenti investimenti fatti per la formazione degli operatori sanitari, scolastici, sociali e delle forze dell'ordine? Il dottor Mazzini individuava quattro motivi: la non preparazione dei professionisti, la discrepanza tra gli operatori formati e i responsabili, i training basati solo sulle informazioni, gli stereotipi dei professionisti riguardo al genere. In particolare, la discrepanza tra gli operatori formati e i responsabili e il training solo informativo sono due fattori che producono una incapacità di accogliere la vittima nelle strutture deputate, incapacità che sfocia in una ulteriore violenza e in una conseguente sfiducia nelle istituzioni. E da qui nasce il numero sempre troppo basso delle denunce e la conseguente mancata presa di coscienza collettiva dell'estensione e della gravità del fenomeno. Grazie. Su una stima di 31 milioni di donne disabili in Europa, di cui il 34% ha vissuto una violenza fisica o sessuale, non sappiamo se e quante denunciano. Sappiamo che in generale le donne violentate denunciano solo nel 12% dei casi. L'intervento della professoressa Monacelli ha sottolineato come nel mondo accademico si siano fatti moltissimi studi e pubblicazioni sulla violenza contro le donne. Studi e pubblicazioni ricchi di analisi e dati, ma privi di proposte, in particolare per la violenza alle donne disabili. In quattro paesi, Finlandia, Italia, Croazia e Bulgaria, la somministrazione di un questionario di verifica sulla formazione avuta dagli operatori ha dato gli stessi risultati. Gli operatori erano in tre paesi su quattro, prevalentemente donne. Solo in Bulgaria ai questionari avevano risposto più uomini perché avevano aderito alla ricerca i poliziotti. In Italia la categoria prevalente erano le insegnanti e in Finlandia gli operatori sanitari. È emerso dall'analisi
dei questionari che gli operatori hanno difficoltà a riconoscere il fenomeno della violenza alle donne come legato alla struttura patriarcale della società e che solo i croati riconoscono il rischio di vittimizzazione secondaria della donna. Riflettendo poi sulla difficoltà a reperire le persone formate che volessero aderire alla ricerca, difficoltà che ovviamente è stata percepita da parte dei ricercatori dell'Università di Parma, si è notata la discontinuità dei progetti formativi troppo legati a finanziamenti contingenti, mentre devono far parte della formazione curricolare universitaria dei professionisti. Operatori formati aiutano la donna ad arrivare alla denuncia necessaria per il cambiamento sociale. La dottoressa Dei, nel suo intervento, ha mostrato come disabilità e violenza condividano trasversalità, invisibilità e necessità di una rete di servizi. La violenza di genere è molto più comune di quanto si pensi. I dati europei ci dicono che fino ai 15 anni una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale, una su due aggressioni sessuali, una su 20 stupro, una su 5 stalking e la violenza psicologica ed emotiva è ancora più difficile da individuare. Se poi guardiamo alla persona disabile, un minore con disabilità intellettiva ha un rischio da 2 a 3 volte maggiore di subire un maltrattamento fisico. La probabilità di denunciare un abuso sessuale è di 2,5 volte superiore per i minori disabili che hanno anche un alto rischio di essere bullizzati anche dai pari e dai fratelli. La questione, diceva la dottoressa Dei, è rilevante perché 15 persone su 100 hanno una disabilità e quindi molto è il lavoro da fare, tenendo ben presente l'intersezione tra disabilità e violenza. I dati che sono disponibili vanno diffusi per arrivare alla consapevolezza del problema, vanno letti i documenti internazionali e nazionali, valorizzate le esperienze e i progetti, garantita l'accessibilità dei disabili ai servizi e alle risorse informative. Vanno pensate delle adeguate politiche nazionali e locali. Non bisogna poi dimenticare, diceva sempre la dottoressa Dei, l'interfaccia col mondo giudiziario. Alla fine, nel suo intervento, la dottoressa si è soffermata sugli interventi educativi, ponendo attenzione all'uso massiccio del web da parte dei disabili. L'intervento educativo, sia per la sfera affettiva che sessuale, deve vedere coinvolte le associazioni e gli interessati, se vuole essere efficace, e la letteratura ci dice che le esperienze fatte sono efficaci e questo è stato un messaggio, a mio parere, che permette di vedere che il nostro lavoro ha un senso. La dottoressa Taddeini di Differenza Donna, Centro Antiviolenza di Roma, che è l'unico in Italia che si occupi di donne disabili che hanno subito violenza, ha portato un video di 3 donne che ha seguito personalmente presso il centro. Donne che presentavano vita e fisica economica, di comprensione. Quello che si era vissuto, che queste donne avevano vissuto, non era normale, ma era violenza fisica e sessuale. Da qui la necessità evidenziata nel video di ricevere un'adeguata educazione affettiva e sessuale per le disabili, fatta però coinvolgendo anche i genitori che spesso si percepiscono troppo soli ed esausti. Ecco, questa era il raccordo che io ho con la parte e adesso dare un saluto a tutti, l'ha già fatto, ma se ha
Alessandra, scusami, Sì. hai problemi di connessione, quindi ti sentiamo a Di tratti in questa ultima farlo cosa. Puoi ripetere? ulteriormente, lo ringrazio. È già, il dottor Leoni vuol fare un saluto come presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia e vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini. Gli darei la parola. Dopodiché passeremo al forum con il dottor Mazzini al Teatro Forum. Sì, grazie Alessandra, buongiorno a tutti. Scusatemi del cambio link, ma è stato un problema tecnico per cui abbiamo ovviato riproponendovelo. Io siamo già in ritardo, quindi mi riservo di fare un commento alla fine, come previsto, e darei inizio ai lavori con la prossima sessione. Prego. Sì, Giovanni, scusami, ricordo solo a tutti i partecipanti, tranne gli attori e il dottor Mazzini del Teatro Forum, di silenziare il loro audio e, se possibile, anche di staccare la videocamera, così la connessione resta un po' più stabile per tutti. Grazie. Grazie. Bene, allora proviamo a iniziare. Sono alcune cose tecniche, scusate, ma visto che siamo un po' tutti nuovi di questi mezzi, non siamo abituati tanto, ho bisogno di capire alcune cose. Allora, uno, se ci sono gli attori connessi, mi sembra di sì, però vorrei avere conferma se potete aprire audio e video, così ci confermiamo di essere presenti. Io ci sono. Ci sono. Ci siamo. Ci sono. Sì. Bene. Poi, volevo chiedere a Giovanni se può farmi co-host ancora perché c'è stata una perdita di corrente, mi sono disconnesso e sono tornato partecipante, quindi non riesco a governare poi la gestione. Perfetto. E Fatto. volevo chiederti anche se hai avviato già la diretta live sulla pagina Facebook di VBN. Perché appunto intanto diamo alcune informazioni tecniche a tutti. Allora, siamo registrati, quindi sapete appunto che c'è una registrazione che poi verrà messa a disposizione in modo che possa essere appunto utilizzata. E siamo anche in diretta Facebook sulla pagina del progetto Vivien di cui abbiamo parlato ieri e quindi le persone potranno accedere a Facebook, alla pagina del progetto che è Vivien Project, in inglese. E magari lo scriviamo nella chat adesso. Ah, c'è già scritto, ecco, c'è già il link che ha messo il mio collega Giovanni, lo vedete nella chat, c'è il link alla pagina del progetto Vivien e da lì verrà condiviso sulla pagina della cooperativa Jolly, quindi anche chi fosse interessato a vederci da lì può farlo. I commenti sulla pagina Vivien Project verranno letti dalla nostra collega Cristina, quelli sulla pagina di Jolly verranno letti dal nostro collega Giovanni e che ci comunicheranno appunto eventuali opinioni, eventuali commenti, eventuali anche interventi che potremmo voler fare, che potrebbero voler fare le persone da casa. Io intanto sto facendo, no, non riesco. Giovanni, non riesco a fare co-host gli attori perché potrebbero avere dei problemi quando li silenzio a riaprire. Abbiamo provato l'altro giorno. No, non riesco. Non ho nel menu, Scusami, stranamente, come cosa. se vuoi provo a farlo io, basta mi Sì. dici chi è che parte adesso. Sì, allora prova a fare co-host Massimiliano Filoni. Poi c'è sotto il collega del medico di medicina generale. Tanto Massimiliano per Filoni, poi Massimiliano abbiamo Mario Filoni. Musetto. No, medico di medicina, collega del medico di medicina generale. C'è la sigla CD in giallo. Fatto. Ok, poi c'è Daniela, ragazza di 30 anni, l'icona verdina con la D. Fatto. Poi c'è madre di Daniela, l'icona rossa MD.
Io non vedo altri, però dite se non vi ho nominato. Dite... Ah, Serena in fondo, la S Begiolina, diciamo marroncina. Manca qualcuno che non ho nominato? Anche di quelli della storia 2, perché... Michele, manca Michele. Ecco, non lo vedo, dov'è? Ah, medico di famiglia. Medico di famiglia. Non è ancora Coost, sì, MD Verdino. Sì. Manca qualcuno? Ok, dovremmo esserci tutti. Dunque... Va bene, direi che ci siamo. Allora, iniziamo un po' questa avventura, perché è un esperimento anche per noi. È la prima volta, vi presento il mio collega Massimiliano Figlioni. Su Roberto, prova a far partire la diretta da Zoom anche tu, per piacere, su Vivien, perché non riesco a farlo io da qua. Tu non riesci a farlo? No, no. E io però come... prova a farmi host allora a sto punto, perché come costo non ho il pulsante. Aspetta un attimo. Usiamo i partecipanti per queste... diciamo, però ti ho fatto host adesso. Mi hai fatto host, ma continua a non vedere il partecipante. No, allora facciamo il piano B, quello che avevamo pensato. Cioè tu condividi sulla tua pagina e poi fai la condivisione tu con la pagina Facebook di tanto, Jolly e di Vivien. Ok, partiamo che intanto mi attivo anche di qua. Sì, no. Perfetto. Benissimo. Magari torna host tu, perché se no non so se riesci a fare questa operazione. Ok, allora Massimiliano, siamo qui a iniziare con 4 minuti di ritardo, direi che ci stanno, questa avventura del Teatro Forum Online. Come ti senti? Sei pronto? Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Mi sento prontissimo, come si dice, no? Intanto grazie alle persone presenti, grazie per essere qui e ora, perché il Teatro Forum è una forma particolarissima di teatro che esiste e vive nella interazione con il pubblico, quindi il ringraziamento è motivato, non è un ringraziamento pro forma. Siamo pronti per cominciare questa avventura. Come veniva anticipato nell'introduzione, il nostro Teatro Forum avrà come tema il contrasto, la prevenzione e anche il riconoscimento delle forme di violenza contro le donne con disabilità. Quindi affrontiamo anche un tema molto particolare. Però Roberto, possiamo magari introdurre in maniera più precisa come funziona un Teatro Forum e in cosa si differenzia da un evento teatrale più tradizionale. Sì, intanto dico che questo strumento è stato usato anche nella formazione dei moltiplicatori, cioè le persone di cui ho parlato ieri, no? Persone che sono state formate all'interno del progetto Vivien, professionisti di vari ambiti, tra cui quello sociosanitario, ma anche polizia, avvocati, insegnanti, eccetera. E questo strumento è stato usato proprio per far fronte a quella lacuna che dicevamo ieri della formazione basata molto sulla informazione, sul passaggio di conoscenze, ma poco sullo sviluppo di abilità. Quindi il Teatro Forum è un meccanismo che mette in scena situazioni problematiche, no, di qualsiasi genere, in questo caso legate alla donna vittima di violenza e avente anche una disabilità, e cerca di porre delle domande al pubblico. Come fare di fronte a questa situazione problematica? Non dà le risposte, ma le cerca insieme al pubblico. Quindi sostanzialmente noi assisteremo tra poco a 2 scene teatrali in questa modalità appunto inusuale, che è quella online. La storia ha il suo finale, che come si dice in gergo non è un lieto fine, ma starà al pubblico cercare le soluzioni, le idee, le strategie per provare a cambiarlo questo finale. Vedremo le scene una prima volta e ad un certo punto le scene ricominceranno e le spettatrici e gli spettatori che vorranno potranno accendere il loro microfono, accendere la loro telecamera, dire stop e non raccontare cosa si potrebbe fare di alternativo e quali personaggi potrebbero agire delle soluzioni, dei comportamenti, delle strategie alternative, ma se lo vorranno, provando a sostituirsi alle nostre attrici e al nostro attore, potranno effettivamente reimprovvisare la scena e mostrare, sperimentare il cambiamento che hanno pensato.
Sì, aggiungerei che non stiamo cercando una soluzione, no? La soluzione ottimale, perché? Perché i contesti sono diversi, le persone sono diverse, però stiamo cercando di studiare delle strategie possibili, delle alternative possibili ai comportamenti mancanti, lacunosi, deficitari che vedrete in scena. Ci saranno appunto due storie, come diceva il mio collega, e chi è qui sulla piattaforma potrà intervenire direttamente nella seconda parte, quindi nella prima parte si vedono le storie, poi ritorneremo io e Massimiliano, vi faremo alcune domande, poi ripartiranno le storie, saranno sempre uguali, a meno che voi non diciate stop. Per chi è invece su Facebook e scrive commenti, avrete un intermediario che è un nostro operatore, appunto, che ci dirà che cosa avete commentato, che cosa volete fare, e una delle nostre attrici metterà in scena la vostra idea. Non abbiamo un tempo lunghissimo, quindi saremo costretti un po' a accorciare i tempi di un forum tradizionale, quindi a passare magari da un momento di una scena a un altro per dare spazio appunto a più interventi e farvi vedere un po' come funziona con le idee un po' di tutti. C'è poi un'avvertenza, diciamo, drammaturgica, così usiamo dei termini tecnici. Potrebbe capitare che a qualcuno di noi durante l'esecuzione della performance si creino dei problemi di connessione. In quel caso, a video spento, Roberto Mazzini o io cercheremo di riutilizzare le battute di quel personaggio per far procedere comunque la scena. Abbiamo sperimentato che purtroppo ogni tanto questi problemi si verificano e abbiamo scelto questa strategia per ovviare al problema. Quindi se dovesse sparire l'attrice che interpreta un personaggio o l'attore che interpreta quel personaggio e sentite una voce fuori campo, è la continuazione della storia che rimedia per certi versi alla disconnessione dell'attore. Se non abbiamo altre cose da dire, potremmo salutare le attrici e l'attore e iniziare la performance. Sì, chiederei a tutti di spegnere video e microfono in modo che si evidenzino meglio gli attori in scena. Grazie. Allora, virtualmente immaginiamo di essere in un teatro con lo spettacolo che sta per iniziare. Virtualmente facciamo un applauso per le nostre attrici e per il nostro attore, Marina Mazzolani, Licia Caroselli, Gaia Cion, Michele Silvestrin ed Elisa Bortolin. Buona visione, buon divertimento e a tra poco. Ma cosa ti sei messa, Daniela? Ti potevi pettinare meglio, no? Ma non piace, questa qua l'ho fatta io. Ma non siamo a casa, siamo dal nostro medico di famiglia. Ma che figura mi fai fare? Guarda come ti sei conciata. A me piace. Sì, vabbè. Campanello. Sì. Mm-hmm. Ascoltami, comunque fai parlare me, che sì. Tu non sai come spiegarti. Sì. Mi raccomando. Speriamo che sia puntuale, così ci sbrighiamo, che un sacco di cose da fare, papà non si arrabbia. Eh no. Non farà problemi, vero, il dottore? Non lo farà. No. Avanti il prossimo! Buongiorno, dottore. Eccoci qua. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Siamo qua sempre per la stessa storia. Allora, Daniela, ti metti comoda e dimmi per bene che cosa è successo. Dottore, lo sa anche lei, no? Cosa succede? Cioè, sono quelle cose che magari uno non vuole mica, però non lo fa mica apposta ed è lì e rimane... Signora, mi dica lei, non capisco. È incinta, dottore, è incinta, è incinta. Ah. Ma non è la prima volta, signora, eh? Lo so. Ma perché non fate un po'? Perché non fate un po' di attenzione? Prende la pillola? Delle precauzioni le prende? Sì, ma lo sa come fa? La prende la pillola, ma l'hai fatta così? Sì. Io la prendo, dottore, però poi mi scordo. Non è mica facile, perché poi lui, cioè, è strano. Dottore, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno, non so, di una prescrizione, di una ricetta. Insomma, lui deve abortire. Va bene, è chiaro. Daniela, lo sai che devo dissuaderti, eh?
e informarti delle alternative. Sì. L'aborto non è una passeggiata. No. Non è come prendere un'aspirina. No. È una cosa grossa. Non so se riesci a capire. Sì. E poi lo dico per te, perché sei qui ogni anno circa. Lo so, dottor, lo so. Ma io cosa posso fare? Lui è strano, è fatto così, non lo so se si preoccupa per me. Poi ci sono gli amici, tutti gli altri. Gli altri? Dottore, ci servono i documenti, mi dispiace. Lo so, non verremo più, starà più attenta. Se solo suo padre sa cosa succede, non voglio sapere. Guardi, non deve saperlo suo padre. No, perché io capisco il bambino. Il bambino, e capisco anche che nella tua situazione non puoi tenerti il bambino. No, assolutamente. Ma è lui che ne pensa? E deve essere d'accordo anche lui, eh? No, lui non lo vuole, come Daniela. Ah, ma è sempre lo stesso? Quel Franco, sì, Franco. Sì, Franco. Franco mi vuole bene, dice, però non lo so, è complicato, poi fosse solo lui io magari potrei capire, ma non... Allora, dottore, lo sa come sono i giovani, non ci pensano, io ho 30 anni che sto dietro a Daniela, non so più come fare, insomma loro si divertono, non stanno attenti, io faccio quello che posso, insomma, non può accadere va bene. Di me. Va bene, dai, allora... Allora, se siete decisi, io vi scriverei l'impegnativa. Sì. Allora, dunque, ecco qua. Allora, questa. Poi, signora, prenota il CUP e procede. Sì. Vi faccio anche sapere dopo com'è andata e se ha bisogno io sono qua. Sì. Grazie, dottore. Andiamo, Daniela. Grazie dottore, buona giornata, arrivederci. Ciao Daniela, arrivederci. Ciao Daniela. Grazie. Ciao. Oh, ciao. Sì, Giovanna, ciao. Come stai? Come va? Il primo giorno dopo le ferie è dura, eh? Sì, guarda, non me ne parlare, c'ho una fila, ne avrò per un po'. Oggi il primo è stato il solito anziano coi problemi di ansia. Io invece ho la solita Daniela, la conosci, no? Quella che viene ogni anno a chiedere un aborto, ma non c'è con la testa. No. Scusa, ogni anno? Ma ogni anno forse ci sarà qualcosa di anomalo da verificare? No. Beh, sai come sono certe disabili? Sono molto affettuose. Gli uomini possono fraintendere. Lei è troppo affettuosa. E poi le persone pensano che ci vuole stare. Sì, però insomma... Ogni anno, dai, forse ci potrebbe essere qualcosa da indagare. Ma no, no, lei non me ne ha mai parlato e poi non credo proprio. È solo che non ha la testa, ecco. Ecco tutto, ecco. Allora, ci vediamo per una cena a casa nostra la prossima settimana, Giovanna, Ora devo finire di mettere dentro questo. Questa è proprio una bella idea, ci sto. Però guarda, devo mettere dentro questi maledetti dati nel computer per la regione, è una cosa, guarda, spero di sopravvivere. Va bene? Dai, allora non ti disturbo, ti lascio lavorare, ciao. Va bene, ciao Giovanna. Secondo l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, report del 2014,
Il 34% delle donne con problemi di salute o disabilità hanno vissuto varie forme di violenza fisica o sessuale, rispetto al 19% di donne senza problemi di questo genere. Lo stesso per la violenza psicologica, economica, le minacce, la violenza nell'infanzia. Il numero di donne disabili in Europa è stimato in 31 milioni. Secondo l'Istat, dati 2014, in Italia, il 36% di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6% di chi ha gravi limitazioni ha subito violenze fisiche o sessuali. Il 10% delle donne con disabilità ha subito stupri, contro il 4,7% delle donne in generale. Una ricerca del Ministro della Giustizia del 2017 stima che solo il 12% delle donne denuncia la violenza subita. Non ci sono dati sulle donne con disabilità, ma è probabile che siano molto meno, perché spesso manca la consapevolezza delle situazioni di violenza. Seconda scena. Siamo al centro di salute mentale. Serena sta aspettando di parlare con la sua psicologa. Bella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera e il vento buongiorno dottoressa, buongiorno. Accomodati. Dimmi, come va questo mese con i tuoi problemi di ansia? Non bene, perché io c'ho l'ansia. Facciamo un esercizio insieme. Ora mettiti comoda e chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Sì. E fai dei respiri profondi. Respiri, sì. Dentro l'aria e fuori l'aria. Dentro, fuori. Possiamo anche fuori. Usare una vocale. Sì. Quindi. Sì. Brava, ancora più lungo, butta fuori tutta l'aria. Va meglio? Sì, va meglio, dottoressa, grazie, va meglio. Bene. Quando senti che ti arriva l'ansia, fai questo esercizio. Lo abbiamo fatto altre volte, no? Ma lui, l'ho già detto altre volte. Lui ti ha picchiato, eh? Sì, mi picchia tre volte al giorno, per nulla, perché io non faccio niente. Lui mi picchia. Scusa Serena, ma come mai allora non si vedono i segni? Dai Serena, ma tutte le volte con questa storia. Perché lui mi picchia qui. Lui mi picchia. E mia mamma non mi difende. E lui pensa di avere tutti i diritti. D'accordo, ma adesso non ti arrabbiare. E quando ti viene l'ansia, tu respira profondamente come ti ho insegnato, va bene? C'era altro che dovevi dirmi? No. Segniamo. La paziente dichiara attacchi d'ansia. Ma cosa ci sarà davvero?
È la malattia? Sono sue fantasie? O c'è qualcosa? Perché non ci sono evidenze? E poi, se ci fosse davvero qualcosa, ma non spetta a me intervenire. Io non sono una poliziotta. E poi, certo, in quel caso dovrebbe denunciarlo, ma non mi sembra che ne parli con terrore. Probabilmente si è inventata tutto perché hanno litigato, perché le sta antipatico. Insomma, dopotutto non è suo padre, ma il compagno della madre. Io ci penso, però ne abbiamo già parlato varie volte in equip e anche lo psichiatra l'ha detto. 9 volte su 10 sono fantasia. Sono frutto di pulsioni inconfessabili. Ancora in preda all'ansia, Serena arriva al pronto soccorso, luogo in cui si sente sicura e dove va spesso. Ciao Serena, ciao. Siete ancora qua? Sì. Te si vede spesso qua. Sì. Te si sembra qua? Insomma, dai. Perché non sto bene, c'ho l'ansia. Lo so. Senti, ma è l'impegnativa? Non te che? No. Va bene. Allora, te dago il numero, ok? Codice verde. Sì. Aspetta chi te chiama e va bene? Sì, grazie. Ciao Serena, ciao. Aspetta, perché io ho l'ansia, io... Respira. C'ho l'ansia. Vieni, Serena, vieni. Sì. Entra pure. Sì. Allora, cosa c'hai questa volta, benedetta figliuola? Cosa c'è? Non sto bene, c'ho l'ansia. Ma questo lo dici sempre. Io posso darti un tranquillante. Ma poteva dartelo anche il tuo medico di famiglia. Ci sei andata? No. Allora, Serena, te l'abbiamo già detto, lo sai, ti conosciamo, ti vogliamo bene, ma qui siamo intasati, è un pronto soccorso, siamo sempre intasati. Sì, ma io qui mi sento più sicura, sì. Mi sento più sicura, ecco. Perché a caso sono matti! Va bene, Serena, facciamo così. Allora, io ti scrivo questa ricetta, va bene? Sì. Ok, te la scrivo, ma tu non puoi venire tutte le volte che hai l'ansia. No, hai capito? Questo è un pronto soccorso, ci si viene per le cose urgenti, per le cose gravi, deve essere una cosa grave, non quando hai l'ansia. Noi non possiamo fare granché, hai visto quanta gente c'è lì fuori? Hai visto? Sì. Se potessimo, Serena, ti faremmo compagnia, ma non possiamo, siamo impegnati. Sì. Guarda, tieni, vai dal tuo medico, mi raccomando, hai capito? Grazie, ma posso stare qui ancora un po'? Non posso stare qui ancora un po' perché io qui mi sento più... Serena, allora non hai capito. Questo non è il posto adatto. Lasciaci lavorare. Vedi, arriva un sacco di gente che ha bisogno. Hai visto fuori? Fai così, Serena. Vai in farmacia... Prendi le medicine e vedrai che ti passa tutto, ok? Sì, grazie. Ciao Serena. Ho visto.
Ho visto le lastre. La scorsa volta aveva questa piccola lesione al polso. Sì, hai ragione. No, ma guarda, no, lei ha detto che è caduta. Serena ha detto che è caduta e secondo, cioè, non poteva avere una prognosi neanche più di 20 giorni, non ci arrivava. Dici qualcuno? Non credo, non credo. Serena viene qua perché c'ha l'ansia, le facciamo compagnia, viene da sempre, la conosciamo. No, guarda, secondo me non c'è nessuna situazione particolare. No, no, no. Hai ragione, ma noi cosa possiamo fare? Hai visto? Questo pronto soccorso è oberato, la gente viene, affolla, nessuno vuole lavorare qui, noi non abbiamo tempo di ascoltare le storie di Daniela, magari le farebbe anche bene essere ascoltata, ma ce l'abbiamo il tempo? Non ce l'abbiamo il tempo, quindi non possiamo farci niente, no? Ma secondo me non c'è niente di grave, perché lei è seguita, non ti preoccupare. Arrivo, sì, arrivo, ciao! Eccoci, di ritorno. Eccoci. Dopo la visione delle due scene. Ci sono delle domande alle quali, magari senza rispondere verbalmente, ma con il pensiero, potremmo rispondere. Ad esempio, Roberto, ce ne fai una. Ah, per esempio, io mi chiederei se queste scene sono credibili, no? Sono delle storie che avete sentito, vi è capitato, pensate che possano esistere. Potete scrivere in chat se volete, intanto i dei commenti su questo. Quindi, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo visto potrebbe succedere nella realtà, succede nella realtà? E ancora potremmo chiederci se nelle scene che abbiamo visto ci sono dei problemi, qualcosa che non funziona. O potremmo chiederci se la donna con disabilità viene sufficientemente ascoltata. O se qualcuno potrebbe agire diversamente per avere una maggiore professionalità, diciamo, nella gestione di queste situazioni. Tutte domande aperte, che non hanno necessariamente la risposta unica esatta, ma che aprono delle riflessioni. Ora, in un forum tradizionale avremmo il tempo di discutere col pubblico. In questo forum online, diciamo, procediamo invece con la seconda parte, quella in cui voi pubblico diventate spettatori nel gergo del teatro di Boal. Quindi avete la possibilità, quando la storia adesso ripartirà, la prima storia, di dire stop, di fermare la scena, di prendere il posto virtualmente di uno dei personaggi, vi suggeriamo quelli in difficoltà o quelli che potrebbero realisticamente aiutare il personaggio in difficoltà, no? In modo da lavorare su un problema vero, no? Perché è quello che ci interessa, appunto, è sviluppare delle abilità nella gestione delle difficoltà e parlare a nome di questo personaggio, quindi dire quello che direste al posto suo. Allora, adesso le scene ricominceranno e chiunque tra noi abbia un'idea per cambiare la situazione, per fare qualcosa di diverso, potrà accendere il microfono, accendere la telecamera, dire stop, e inizieremo una piccola improvvisazione per sperimentare l'idea di cambiamento. Chiedo alle attrici e all'attore di prepararsi perché riprendiamo proprio dall'inizio, dalla prima scena. La storia di Daniela, siamo nell'ambulatorio del medico di famiglia, nella sala d'attesa, e lì ci sono Daniela con la sua mamma. Pronti? Azione! Daniela, guarda come ti sei pettinata. Perché? Ma non siamo a casa, siamo dal nostro medico di famiglia. Ma l'ho fatta io questa, a me piace. Ma che figura mi fai fare, guarda come ti sei conciata. Ma no. Vabbè, ascolta, comunque tu fai parlare me, che tanto non sai spiegarti. Speriamo che sia puntuale, sì. Così ci sbrighiamo, che sennò tuo padre ti arrabbia, un sacco di cose da fare. No. Non farà problemi, vero, il tuo medico? No. Ma lo conosci anche tu? Ah sì, tanto siamo qui sempre per lo stesso. Avanti, prossimo! Sì? Buongiorno, dottore, arriviamo.
Buongiorno dottore. Eccoci buongiorno, qua. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qua sempre per la stessa storia. Ah, dunque Daniela, allora intanto ti metti comoda e mi dici per bene che cosa è successo. Dottore, lo sa anche lei cosa succede? Cioè, uno magari non vuole, però sono quelle cose che succedono, no? Perché poi uno è lì, rimane facendo così. Rimane... Signora, non ho ben capito, mi dica lei. È incinta, dottore, è incinta. Non è la prima volta, signora, eh? Perché non fate un po' di attenzione, Prende la pillola? Delle precauzioni? Ma sì, prende la pillola, ma lo so anche lei com'è fatta. Io, dottore, la prendo, però poi mi scordo. Cioè, non è mica facile per me, poi lui è strano. Dottore, va bene, però dottore, Top! Accenda anche la telecamera. Buongiorno. Sì, l'ho accesa. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Massimiliano, ho un nome lunghissimo, lei è? Io sono Novella Ghezzo. Buongiorno, medico tossicologo. Buongiorno. Buongiorno Novella. Intanto le chiedo qual è il personaggio che vorrebbe sostituire. Sono incerta. Penso, allora, essendo un medico, sostituirei il medico di base. Facendo un'altra domanda a Daniele e lasciandola parlare. Dall'altra parte potrei anche sostituirmi a Daniela e dire, ma insomma, mi lasci finire di dire quello che devo dire. Novella, se vuole Novella possiamo provare rapidamente a fare entrambe le cose. Partiamo sostituendo il medico, vediamo che succede e poi proviamo a vedere cosa succede sostituendo Daniela. Se le fa piacere possiamo provarci. Ok. Allora, chiedo al nostro attore Michele Silvestrin, che interpreta il medico, di spegnere la sua telecamera e il suo microfono. Chiedo a Novella di scegliere il momento da cui vogliamo far ripartire la scena. Dunque, quando dice, ma insomma, mi racconti, l'ultima battuta, che poi Daniela viene interrotta subito. No, ecco, sì, scusa, adesso ci sono. Quando Daniela comincia a dire perché lui è un po' strano. Ok, allora la nostra scena ricomincerà con la battuta di Daniela, lui è un po' strano. La nostra attrice è pronta, ci facciamo un applauso virtuale quando siamo pronti iniziamo, 1, 2, 3 e azione! Io la prendo la pillola, però poi mi scordo, poi lui è strano, non è mica facile. Allora, dottore, sa di cosa c'è bisogno? Ci vuole... Un attimo, Daniela, un momento, stava parlando, scusi, un attimo, mamma di Daniela, stava parlando Daniela. In che senso Daniela è strano? È difficile per me, perché lui dice che mi vuole bene, allora, però Daniela, poi ci sono Daniela, anche gli amici. Signora, un attimo, lasci parlare sua figlia. Sì, ma mia Daniela. Figlia si confonde, non capisce. Non importa. Può uscire un secondo, signora mamma di Daniela? Può uscire un momento, per cortesia? Cosa è successo? Ma Daniela non sa spiegarsi, signora. È guardi, meglio che io stia ho bisogno di dire alcune cose a Daniela, che siamo io e lei, grazie. Va bene. Daniela, mi raccomando, grazie. Comportati bene, se no lo sai che papà si arrabbia, Mi raccomando, fai la brava. Sarà bravissima, vedrà. Grazie, dottoressa, grazie. Mi dica, Daniela, in che senso è strano? È perché non c'è solo lui. Ah, e chi c'è ancora? Gli amici. Gli amici. E come sono questi amici? Lui, Franco, è amico di papà e ci sono gli amici di Franco e papà. È difficile per me, perché io non li conosco, non lo so se mi vogliono bene davvero, non lo so.
Ho capito. Permesso, ma... mi scusi, sa, no, ha finito, signora... perché noi dovremmo andare, magari torniamo un'altra volta, perché in guardi momento... signora, la situazione invece secondo me merita un attimo di attenzione. Se può uscire un altro momento, così finisco, la ringrazio. Ma io devo andare a fare un sacco di cose, signora. Ma se vuole avviarsi, poi Daniela la raggiunge, se vuole. No, ma Daniela non riesce a muoversi, tanto lo porto io l'impegnativo. Prendo io l'appuntamento al CUP, può spiegare a me, no Daniela, cosa stavi dicendo alla dottoressa? Che è difficile. Lo so, sì, che è difficile. E credo, infatti, io Daniela sarei... si confonde, non capisce bene quello che succede, confonde le cose. Ascolti, signora, sta... ascolti, prima di fare l'impegnativa ci sono alcune cose che dobbiamo un attimo, di cui devo un attimo parlare con Daniela. Perché sì, capirà anche lei che se succede così spesso tutti gli anni, come mi pare che accada, dobbiamo sì, farci qualche però domanda, staremo capisce? Attenti, non accadrà mai più, mi occuperò io di darle d'accordo, la pillola, perché lei si dimentica, insomma. Certo, ma è quello che è già successo che un po' mi preoccupa, capisce? Le confesso, sono proprio preoccupata per Daniela. Ma lei sta bene? Come stai Daniela? Stai bene? Beh, sì, potrà anche star bene di suo, ma insomma non è normale che uno faccia un aborto all'anno, che una donna faccia un aborto all'anno, capisce? Ma sì, ma perché lo sa come sono questi giovani, si divertono, non ci pensano, io faccio quello che posso, è 30 anni che sto dietro ascolti, a Daniela. Poi ma cioè... il suo marito cosa dice, signora? Mio marito gli qualcosa sa, qualcosa non sa, anche perché si arrabbia. No, no, poi mio marito meglio che non c'entra, se no fa un casino. No, no, mio marito, no, non glielo dice neanche Daniele. No, 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 no. Mio marito no. Stop, mio marito no. Novella, intanto hai introdotto delle interessanti novità, perché rispetto al medico originale dai del lei a Daniela, parli direttamente con lei, non lasci che la madre la sovrabbondi, interferisca nella comunicazione. Ho stoppato ovviamente bruscamente e di questo ovviamente mi scuso. Le chiedo Novella se la sua idea era esaurita o se c'era qualcos'altro che avrebbe voluto dire o fare. Ma avrei scambiato, come dire, contrattato l'impegnativa dell'aborto con magari la possibilità di rivedere Daniele e approfondire meglio, perché come pubblico ufficiale credo che di fronte a una violenza di gruppo avrei anche potuto inoltrare una denuncia d'ufficio o qualcosa del genere, se non ricordo male. Quindi dici, sono un pubblico ufficiale nell'esercizio delle mie funzioni, sono nella condizione in cui vengo a conoscenza di un reato ed è previsto esatto, che in questa situazione io sporga denuncia e informi gli organi competenti. Esattamente. Voleva provare anche a sostituire Daniela. Allora, per fare questo proviamo a fare intanto una domanda a Daniela. Come ti sei sentita con la nuova dottoressa? Libera, cioè è difficile, però cioè, mi stava venendo da piangere dalla gratitudine. Mi stava venendo da piangere per la gratitudine, mi sono sentita libera. Mamma di Daniela, per te com'è andata con questo cambiamento di medico? Male perché ero molto spaventata che non facesse l'impegnativa, che venisse a casa, che chiamasse gli assistenti sociali, molto male. Molto male. Hai temuto che arrivassero gli assistenti sociali a casa, che si scoperchiasse una pentola che con grande cura cerchi di tenere coperta? Sì. Ok, allora andiamo di corsa. Novella, se vuole, proviamo a fare l'altra sostituzione. Novella, che prende il posto di Daniela. Ma non sono capace, vabbè, ci provo. Sì. Ma sono io Novella, quindi... Sì, recita come lei, non deve recitare. Fa le cioè, non devo fare la parte di Daniela, devo fare la parte di Novella? Ah, ok, va bene. Sì. C'è il momento da scegliere, il momento da cui ripartire, e ti chiediamo da dove vuoi ricominciare. Sempre quando dice che è strano. Ok, allora le chiedo Novella di iniziare lei con questa battuta, è strano. E vedremo come il nostro medico e la mamma reagiranno a Daniela, interpretata però da Novella, che porterà delle differenze, delle novità.
un applauso grande, 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 ma virtuale, che sentiamo risuonare nel cuore e nello spirito. Uno, due, tre, azione. Ecco, perché sa, dottore, è strano e io non sono più convinta che sia una cosa dottore, bella e giusta. Dottore, mi scusi. No, mamma, allora, adesso taci, per piacere, devo parlare io col dottore. Devo parlare io col dottore, non sei tu. Daniela, non sei tu con quel Franco lì che non so neanche se mi vuole bene. Daniela, lui in realtà non lo fa con me da solo, lo fa anche con altri, capisce? Daniela, con altri, con calma, è anche so, con dottore, mio padre, c'è anche mio padre, dottore. Potete calmarvi un attimo, scusate, non sto capendo niente, già ho capito poco. Ma scusate, ma io mi fido della mamma, per cui Noella, scusa, allora, mi permetto di dire che dovresti anche avere ma più fiducia della mamma. Sono io quella che allora, è incinta, Daniela, che adesso deve abortire. Daniela, perché si fida di mia madre? Daniela, ma perché lei si prende cura di te, no? Sai, no, forse non il problema qual è? Non si prende cura di me, dottore, sono stufa. Comincio a essere stufa. Mia madre non si prende cura di me. Daniela, mia madre non fare arrabbiare il dottore, se no poi papà si arrabbia. È Franco, Daniela, è Franco che mi fa. Ecco, probabilmente è Franco il problema. E anche mio padre e i suoi amici sono in tanti, allora, dottore, sono in 5-6 che si avventano, che mi fanno quelle dottore, cose. Si rende conto? 5-6. Stop. Intanto un altro applauso virtuale grande, come carezza proprio che ci permette di esprimere la gratitudine per l'intervento, per il regalo che ci facciamo portando le nostre idee. Le faccio una domanda a Novella. Intanto in chat arrivano i complimenti per Novella, fioccano, come si dice, non solo per l'interpretazione ma anche per le idee. Le chiedo una cosa, Novella. Secondo lei è realistica una reazione di questo tipo da parte della Daniela che abbiamo visto all'inizio? No, ma la rabbia che ho dentro dopo aver visto e aver sentito anche la mamma di Daniele e il dottore che si pongono così è stata terribile. Quindi lo so che Daniela non farebbe mai una cosa del genere, però ci ho provato. E la cosa secondo me grave, perdoni se finisco, è che nonostante io sia diventata Novella e non più Daniela, lo stesso non c'è stato modo di scalfire nel medico né la madre. Delle volte è proprio così, questo mi preoccupa. Però credo che nell'improvvisazione, nel gioco teatrale, il suo intervento ci abbia permesso di conoscere una possibilità del vissuto, del carattere, della visione della situazione di Daniela. Intanto questa espressione è molto forte. Io sono stufa. Sì. E poi questa grande forza con sono io che devo decidere, no? Certo, certo. E quindi vengono rivendicati i sentimenti e le volontà di Daniela che fino a questo momento passavano e non nemmeno le vedevamo passare, perché erano sommersi appunto dall'ansia della madre di tenere la cosa sotto controllo, dall'atteggiamento del medico che probabilmente non capiva fino in fondo la situazione. Ci hai riportato anche con questo intervento a notare che Daniela è un essere umano che ha dei sentimenti ed ha una volontà. Ti ringraziamo infinitamente. Grazie. Niente. Ti facciamo grandissimi applausi. Grazie mille, grazie. Novella. Grazie alle attrici e all'attore. Grazie a voi. Grazie a voi. Che ne dici di passare alla seconda parte in cui la collega del medico di famiglia, no, si interfaccia con lui? Perché abbiamo un quarto d'ora circa, così riusciamo a vedere altri punti nodali di queste due storie. E quindi io inviterei a ripartire gli attori dal momento in cui arriva la piega del medico di famiglia con la prima battuta e il pubblico, come prima, a intervenire dicendo stop, aprendo il microfono e video prima e dicendo stop. Quando siete pronti, 3, 2, 1, azione. Ciao Giovanna, ciao. Come va allora, Primo giorno di ferie, è vero, sarà dura, dopo le ferie. Dopo, esatto, magari ferie finite, guarda, già oggi c'ho un da fare, un sacco di fila.
Il primo paziente è stato il solito anziano con problemi di ansia. Beh, pensati che io ho avuto la solita Daniela, la conosci, insomma, ecco. Quella che viene ogni anno a chiedere un aborto, sì, non c'è con la testa. No, non c'è scusate, ogni anno potrebbe esserci qualcosa di anomalo da verificare. No, no, sai come sono certe disabili? Sono molto affettuose e gli uomini possono fraintendere. Lei è troppo affettuosa e poi le persone pensano che ci vuole stare. Sì, sì, però ogni anno potrebbe esserci anche una situazione a rischio, magari qualcosa davvero da verificare. Ma no, lei non me ne ha mai parlato e non credo proprio. È solo che non ha la testa, ecco tutto. Allora, Giovanna, ci vediamo o no per una cena a casa nostra la prossima settimana? Allora fermo io perché la scena è finita. Quindi un collega, mi viene da capire, non può fare nulla di più di quello che ha fatto la nostra attrice in questa situazione. Una domanda per gli spettatori. O potrebbe essere più incisivo, o potrebbe tirare fuori degli argomenti più importanti, oppure no, la deontologia professionale in qualche modo impedisce di interferire con la scelta che fa il medico di famiglia. Domandona, domanda grossa sull'etica, l'etica, la responsabilità. Io posso fare la segretaria un attimino del dottore? Come segretaria, va bene. Va bene. Sì, non abbiamo detto, ma in realtà possiamo anche aggiungere dei personaggi che siano credibili, che ci possano stare appunto nella situazione. Sì. No, non so se era la segretaria. Ah, no. No, ma va bene, ci può stare una segretaria. C'è sempre una segretaria nelle case della salute in Emilia Romagna, quindi... Forse era Meraghi, era quella... Era una dottoressa, sì. Era una collega. Abbiamo una segretaria del medico o vuoi fare la dottoressa? Posso fare anche la segretaria del medico. Va bene, vediamo questa novità. Abbiamo una segretaria del medico che interviene. Da che momento vuole intervenire Pamela? Nella discussione, proprio quando si sta per chiudere prima della cena, dell'invito a cena. Ok. Allora Michele, ripartiamo dal medico di famiglia che fa l'ultima battuta, quella che si conclude con il passaggio all'invito a cena, e rimane in scena anche la dottoressa, perché Pamela non si sostituisce ma fa la segretaria, quindi chiedo a Gaia di accendere il video in modo da rimanere in scena. Ok, bene, e siamo pronti a partire, 3, 2, 1... Azione. No, lei non me ne ha mai parlato e non credo proprio, è solo che non ha la testa. Ecco tutto, insomma. Allora, ci vediamo. Dottore, scusi se mi intrometto. L'altro giorno in sala d'attesa io purtroppo mi sono trovata ad ascoltare un po' un dialogo con la mamma, quindi questa mamma che sempre tenta di rassicurare, di dire mi raccomando, papà si arrabbia. Sì. Io lo so che non possiamo decidere noi se è vero o non è vero, però non vale la pena un attimo indagare, quantomeno vederla da sola, Daniela. Poi alla fine... Allora, io credo che se ci sono delle cose, i servizi sociali dovrebbero esserne a conoscenza, io credo. In zona credo che siano i referenti fondamentali. Poi mi fido della mamma e quindi la mamma monitora un po' la situazione. Quindi Ogni anno è veramente anomalo, veramente particolare, ogni anno. Sì, beh, allora innanzitutto sappiamo che forse il problema potrebbe essere Franco. Franco che sono scriteriati, infatti non usano sicuramente, nonostante i continui e continui, appunto le continue richieste da parte mia di praticare i metodi anticoncezionali eccetera, non lo fanno, e questo è il problema. E quindi io
come posso muovermi. Poi, Però sì, però dottore, secondo me, mi scusi, però secondo me se continua ad esserci questo problema, è vero che ci fidiamo della mamma, però sappiamo anche che quando le violenze accadono nell'ambito domestico, nelle mura di casa, si tende sempre un po' a nascondere, purtroppo lei è molto fragile. Non vorrei che magari con la scusa che ha un po' di ritardo, non ci arriva, e eccetera, eccetera, questi siano un po' di stereotipi e pregiudizi. Possiamo un po' ascoltarla, ma da sola. Beh, è una brava ragazza, sicuramente, appunto, Daniela, non, molto appunto affettuosa, insomma, anche lì. E io, purtroppo, ci sono due cose da dire. Se io faccio dei passi anche nei confronti della famiglia, sappiamo che le conseguenze possono essere veramente molto gravi, eh? Cioè, nel senso che io vado a porre dei problemi, a insinuare delle cose che magari non possono non essere vere, non penso che mi competa, dovrebbe essere forse l'assistente sociale che si occupa in prima persona e forse già sa delle cose, se ci sono delle cose. Magari provare un attimo a verificare, magari fare qualche domanda, perché insomma... Oppure secondo me, scusate dottore, secondo me però non spetta a lei, cioè però se a lei le viene il dubbio è giusto che le segnali, magari è lei che deve segnalare al servizio sociale o al magistrato, sarà il magistrato poi che deciderà. Sì, io starei molto cauto, perché torno a dire, sono cose molto gravi. E, ok, piccolo... stop, ci stiamo un po' girando in tondo, no Pamela? Sì. È molto scivoloso e gommoso questo personaggio, no? Perché secondo te si comporta così? Cioè, perché tu hai dato un suggerimento concreto, no? Senti direttamente Daniela senza la madre, hai dato un altro suggerimento, segnala ai servizi sociali, ai magistrati, perché secondo te fa così resistenza? Boh, perché ha paura di essere coinvolto. Secondo me il medico di base a volte è in un duplice ruolo, quindi da una parte magari la donna riesce ad affidarsi di più perché lo conosce tutte di lei, dall'altra quando è anche il medico dei familiari effettivamente forse si sente anche il medico stesso in questa doppia situazione e ha paura di denunciare, ha paura non so di che cosa, però questa è una cosa che abbiamo rilevato tante volte, certo. Però vedo che anche in una finzione è difficile scardinare. Sì. Grazie a Pamela, facciamo un applauso virtuale o anche dal vivo a Pamela. E chiedo al medico di famiglia, ma al rinnovo del contratto di questa segretaria, tu cosa faresti? Ma secondo me non ha capito che anche abbiamo... delle priorità che ci costringono a espletare, ad esempio il fatto che abbiamo una enormità di pazienti, se dovessi occuparmi di tutti i pazienti, 1800 sono morti tra l'altro i miei due colleghi nel giro di un anno, per cui mi hanno affibbiato una quantità di pazienti enorme, io non ho né tempo né modo di occuparmi seriamente, diciamo, di quel caso lì. Ecco, io posso fare il mio dovere semplicemente come medico di famiglia, insomma, ovviamente. Bene, no? Grazie prego. Mille, medico di famiglia. Intervento della segretaria, abbiamo visto che ha attivato anche un'azione più incisiva, no? Un'alleanza nella collega che è intervenuta più volte per sostenere le idee appunto di Pamela. E una domanda che rivolgerei a tutti è: si sta comportando correttamente secondo la vostra idea questo medico di famiglia oppure no? Oppure sta interferendo troppo la segretaria e l'altra collega in maniera poco corretta? Ma senza risponderci con adesso a voce, perché appunto siamo in un forum virtuale, direi Max che potremmo passare, avendo ancora una manciata di minuti, alla seconda storia in modo da esplorare, no, perlomeno un paio di situazioni che abbiamo costruito sulla seconda storia. E allora torniamo al centro di salute mentale, dove ritroviamo Serena in attesa di parlare con la psicologa. Festa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Bienvenuta, Serena. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno. Buongiorno. Accomodati, accomodati Serena. Sì. E dimmi, come va questo mese con i tuoi attacchi di ansia? Non bene, io c'ho l'ansia. Allora, facciamo un esercizio insieme. Mettiti comoda. Sì, respiro. Chiudi gli occhi, stai tranquilla. E adesso proviamo a respirare profondamente. Sì. Prova, fai un bel respiro. Sì, respiro. Usiamo anche una vocale. Sì. Quindi. Come va? Va un po' meglio? Meglio, grazie. Meglio. Un po' meglio. Quando senti che ti arriva l'ansia, fai questo esercizio. Perché l'abbiamo provato anche varie volte, no? Sì, ma? Ma lui l'ho detto tante lui volte. Lui ti ha picchiato, Sì, lui mi picchia 3 volte al giorno e per niente, perché io non faccio niente, lui e perché non hai segni, Serena? Dai, Serena, tutte le volte con questa storia, l'abbiamo già parlato. Ma perché lui picchia qui, lo fa! E mamma non mi difende e lui pensa di avere tutti i diritti. Lui. Va bene, Serena, calmati ora. Sì. Quando ti viene l'ansia, fai questo esercizio e respira profondamente. Respira. E vedrai che andrà molto meglio. Respira. D'accordo? Dai. C'è altro che volevi dirmi? No. La paziente. Oh, fermiamo qua. Nessun intervento qua. È uno dei passaggi cruciali, no? Per Serena, la psicologa del CIM. Lei ha un problema di disabilità mentale medio lieve. Vedo che qualcuno ha acceso il video, novella. Sì, non riesco a stare zitta, non scusate. No, però ho già fatto un intervento per cui mi taccio, non voglio. E anche vedo Alessandra, forse. Sì, volentieri lo farei l'intervento, sì. Solo che però non so dopo. Diamo spazio a Alessandra. Ad Alessandra, allora, certo, assolutamente sì, grazie. Grazie a te. Allora, Alessandra, di chi vuoi prendere posto o se è realistico aggiungerti? Alessandra? La vedo, vedo il... Setra, direi. Ah, ok. Di chi vuoi prendere posto? Farei lo psichiatra. Dello psichiatra. Della psicologa. È la psicologa. Ah, vuoi fare la psichiatra. Dello okay. Psichiatra. Ok. Sì. Allora, immaginiamo che c'è un'equipe, perché c'è l'equipe, no? Come viene citata anche dalla psicologa, quindi nell'equipe abbiamo la psicologa, la psichiatra, poi forse anche altri, ma per adesso abbiamo queste due persone. Bene, chiedo a Gaia, che sta interpretando la psicologa, di saltare in un altro ambiente, che è l'equipe che analizza i casi, l'equipe permanente, insomma, periodica, che analizza i casi. Sei pronta? Sarà diretta dalla psichiatra, ovviamente, l'equipe, quindi 3, 2, 1, via. Buongiorno. Allora, ci troviamo a fare questa equipe su questa nostra paziente, su Serena questa volta? Mi dica un po', sì. Come l'ha trovata? Ah, come l'ho trovata? Serena ogni volta manifesta questi stati di ansia e io ovviamente la faccio respirare, le faccio fare esercizi utili a lei, ma lei si perde un po', si agita sempre con questa storia della violenza.
quindi lei accusa violenze, devo dire che non riporta segni, come peraltro già siamo al corrente, e questa è la situazione. Ma che lei sappia, è andata a finire in pronto soccorso? Perché avevo sentito che qualche volta lei ci va e che i colleghi ci hanno anche segnalato che ci va piuttosto spesso, sempre per questo motivo. Però è questo il fatto, che lei ci va molto spesso perché ha bisogno anche di attenzione, ha voglia di un momento in più, di chiacchierare. Anche con me tenderebbe molto a parlare, vuole raccontarmi. Quindi non è chiaro, anche io ho avuto dei dubbi in alcuni momenti, però di fatto non ci sono delle evidenze e poi, come anche lei stessa mi aveva fatto presente, potrebbe essere anche fantasia, potrebbe essere anche gelosia, perché insomma lei accusa questo uomo che non è il padre, effettivamente, ma il compagno della madre. È vero, ma forse bisognerebbe cercare di approfondire un po' di più, perché se continua ad andare al pronto soccorso, se continua a venire da noi, se continua ad avere questo stato d'ansia, ma mi dà l'impressione che forse lei dovrebbe ascoltarla un po' di più su che cosa le dice. L'ultima volta le ha detto che non aveva voglia di parlare d'altro, ma poi le ha ridetto che questo Franco, questo marito, compagno della madre, la picchia e che la madre non la aiuta. Non la aiuta, non la difende. Guardi, forse stiamo confondendo un attimo i casi. Serena più che altro lamenta questa violenza, però anche lei è un po' confusa e si agita, quindi anche io ho bisogno in realtà di calmarla, perché comunque il mio compito è quello anche di calmarla, di offrirle un supporto rapido. E infatti quando lei poi fa gli esercizi che io le propongo, lei effettivamente riesce un attimo a calmare quest'ansia. Quindi non so, magari, sì, forse potrei chiedere, però andremmo anche a aprire forse un vaso di Pandora un po' mescolato tra realtà, finzione, gelosie, non so, mi dica anche lei. Ma può darsi che sia il vaso di Pandora, ma credo che, visto che non ne veniamo fuori, perché continua ad essere ricorrente questo suo pensiero, forse ascoltarla, perché altrimenti non ci schiodiamo, stiamo sempre lì. Potrebbe darsi che non fossero solo fantasie. Top. Allora, intanto grazie mille, buongiorno Alessandra, complimenti per l'intervento. Se ho capito bene, il tuo intervento aveva l'obiettivo di rompere una situazione di stallo, no? L'ultima battuta è stata: non ci schiodiamo di lì, dobbiamo fare qualcosa. Sì. Quello che emerge, è la mia magari errata interpretazione, però pone l'attenzione sul fatto che quello che effettivamente può essere utile è una presa in carico come gruppo di lavoro, come equipe, senza lasciare a un unico professionista il carico della situazione, ma cercare di capire come muoversi in squadra, cercando anche di schiodare dalle sue convinzioni o dalle sue paure la nostra psicologa. Sì. Sì, e forse anche l'atteggiamento precedente del psichiatra che aveva detto: beh, vabbè, ma insomma, nel 9 casi su 10 queste sono fantasie, è un atteggiamento che anche la psichiatra rivede in qualche modo e dice: sì, beh, insomma, la situazione qua non si scioglie, bisogna che troviamo fuori una soluzione, insomma. Il problema emerge. Dice, il problema emerge, Serena lo sottolinea più volte. Non accontentiamoci di un'interpretazione che attribuisce a delle fantasie inconfessabili, come diceva la nostra attrice, la ragione del problema. Andiamo a guardarci dentro e schiodiamoci da questa situazione di stallo. Alessandra, anche per te il sincero ringraziamento e la gratitudine per le tue idee e un applauso scrosciante e riconoscente. Grazie mille. Posso chiedere, Max, alla regia se riusciamo a fare un ultimo intervento sul pronto soccorso, oppure siamo fuori limite?
se mi dite i tempi, e Chiara in particolare credo, no? Che sia, o Giovanni. E intanto se leggete in chat ci sono parecchi interventi sia di critica al medico di famiglia della storia precedente che suggerimenti sulla questione di Serena, di quello che si sta facendo con Serena. Allora Roberto, in realtà siamo un pochino fuori rispetto ai tempi, stiamo sparando un po' di 7 minuti, però oggi non abbiamo, diciamo così, il vincolo legato ai crediti, ECM, al webinar chiuso di 3 ore, eccetera. Quindi se i partecipanti sono d'accordo, possiamo fare velocemente, insomma, l'ultimo passaggio, e anche se sforeremo un pochino alla fine, credo che non ci siano problemi. Chiedo anche ad Alessandra e a Giovanni, insomma, di confermarmi, ma penso che possiamo proseguire ancora qualche minuto. Io sono parte in causa, ma penso che si possa proseguire. Facciamo anche l'ultima parte, facciamo anche la parte, ben volentieri. Ok, va bene, grazie. Allora ci trasferiamo al pronto soccorso. Serena va spesso al pronto soccorso perché lì si sente sicura. Vediamo che succede e vediamo chi vorrà, cosa intervenendo si potrebbe cambiare. 1, 2, 3, azione. Di Marine, la è la storia. Ehi, ciao Serena! Buongiorno, buongiorno, salve. Sito ancora qua, A te sì. Si vede spesso qua, te sei sempre qua. Sì, perché non sto bene, c'ho l'ansia. Lo so, sentimi, è l'impegnativa, e ha detto? No. Va bene, e ora adesso te adago il numero, ora qua, e codice verde, e ti aspetti che te chiama, va bene? Sì. Va bene Serena? Dai. Grazie. Ti saluto, ciao. Stop. No, ma voglio dire solo una cosa brevissima, che invece che il codice verde, ho fatto una formazione l'anno scorso regionale, e ci sarebbe il codice rosa, mi pare. L'infermiere al triage potrebbe attivare. Ah. Sì. Però non so se l'infermiere al triage sa che non è, cioè Serena non ha fatto in tempo a dire che aveva un problema, che la picchiavano invece che quello d'ansia, quindi non lo so, però ecco, questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Novella, allora le faccio una domanda sfacciatissima. Per capire se sia o meno il caso di attivare il codice rosa, l'infermiere alla reception del pronto soccorso può fare qualcosa di diverso? Può chiedere a Serena qualcosa di diverso o che non ha chiesto prima? In teoria sì, io credo, soprattutto se viene spesso per ansia, come dire. Allora dire, le chiedo, Novella, se vuol provare a sostituire il nostro attore e... anziché un infermiere, avremo un'infermiera al pronto soccorso che accoglie Serena. Ci provo, portate allora, pazienza. Chiedo al nostro attore di chiudere la telecamera e chiedo a Novella da quale momento vuole che iniziamo, dall'arrivo di Serena o da un altro momento? Anche dall'arrivo di Serena, sì sì. Allora, ricominciamo dall'arrivo di Serena. 1, 2, 3 e azione. Questa di Marine, la storia, vedi? Buongiorno Serena. Buongiorno. Come mai qui Serena? Perché non sto bene, c'ho l'ansia. Ascolti, si siede un attimo qui con me. Sì. Ma come mai Serena questa ansia? Cosa succede? Perché lui mi picchia, lui mi picchia, lui chi Serena? Lui il compagno di mia madre, lui mi picchia, accidenti. Mi picchia. E quando l'ha fatto l'ultima volta? No, lui mi picchia tutti i giorni, lui 3 volte al giorno mi picchia e mia mamma non mi difende. No. E dov'è che l'ha picchiata Serena? Lui mi picchia qua. Sulla qua. Testa. Qua. Va qua. Bene, guardi, allora io farei così, attiviamo il codice rosa così magari parla con uno specialista
e cerchiamo di capire come darle una mano, magari facciamo anche qualche indagine in più questa volta, d'accordo Serena? Perché ci scusi, ma non avevamo capito che c'era, poteva esserci anche quest'altra situazione che la preoccupava, d'accordo? Lei va, le va bene se facciamo qualche accertamento in più? Sì, grazie, sì, 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 grazie. Benissimo, allora adesso provvediamo. Stop! grazie mille Novella, adesso procediamo, sentiamo come si è sentita Serena, cosa è cambiato Serena per te adesso? Mi ascolta. E il fatto che ti ascolti come ti fa sentire? Meglio. Cosa ti aspetti da questa novità? Che dicono a mamma che lui non deve picchiare. Grazie mille Serena. Novella, vuoi aggiungere qualcosa a chiosa di questo intervento? Ecco, a proposito della formazione degli operatori, che mi sono trovata un po' in imbarazzo sulle domande da farle senza crearle ulteriore imbarazzo, ecco, e ho fatto quella formazione che vi dicevo, per cui sapevo che esisteva il codice rosa, ma effettivamente mi hanno informato ma non insegnato alcune abilità, ecco, che mi avrebbero fatto comodo adesso, ecco, e forse mi farebbero comodo anche in futuro, ecco. Quindi ci sottolinei che la formazione è utile, ma che nella formazione, oltre all'informazione, è necessario anche il passaggio, l'acquisizione, la sperimentazione di abilità e competenze specifiche che permettano nella situazione di sapere cosa e come fare. Certo. In ogni caso, Max, però, io ho notato uno che hai fatto sedere Serena, no? Quindi l'hai accolta vicino a te. Due, che hai usato un tono di voce che è molto caldo, no? Molto, molto accogliente. Quindi già queste sono abilità che hai. No. Ti ringrazio. E come è avvenuto nella scena precedente, dove era sempre intervenuta Novella, c'è stato questo passaggio nella relazione verbale dal tu a lei. Sì, questo mi viene comunque è qualcosa che cambia e offre offre alla persona una considerazione diversa, no? Come Daniela veniva chiamata per tu dal medico di famiglia, così Serena veniva nominata sempre con il tu, che può essere forse più caldo e confidenziale, ma magari fa trasparire anche un atteggiamento diverso. Sono le 10:44. Intanto facciamo a Novella un altro applauso scrosciante e virtuale. La ringraziamo moltissimo. Ringraziamo moltissimo anche le persone che hanno inviato i loro commenti in chat, che chiunque tra noi potrà andarsi a rileggere quando vuole. Io ringrazierei anche le nostre attrici, il nostro attore Marina Massolani, Licia Caroselli, Gaia Cion, Michele Silvestrin, Elisa Bortolin. Ringrazierei le spettatrici e gli spettatori che sono intervenute, che sono intervenuti sia sulle scene, dentro le scene, sia in chat. Ti lascio lo spazio per le conclusioni e buon proseguimento. Sì, giusto una frase per dire che non so quanti di voi alla visione di queste due storie abbiano pensato sono storie incredibili di fantasia. E purtroppo sono due storie vere, anzi tre storie vere sono state un po' mischiate, mixate, però sono realtà purtroppo che sono accadute. E speriamo che siano rare, però sono fatti reali purtroppo. E niente, a questo punto lasciamo la parola ai coordinatori dell'evento. E, quello che è successo in questo forum ci piacerebbe venisse in qualche modo ripreso, perché penso che ci siano molti spunti interessanti. A voi la parola e grazie. Grazie molte per questo opportunità di formazione che ci è stata data, veramente diversa rispetto al solito e che mette, come diceva Novella prima, in evidenza che l'informazione non è sufficiente, ma che ci vuole anche qualche cosa di più, bisogna acquisire delle abilità. E questo ci è parso un momento che ci ha consentito di poter riflettere e forse
non acquisire proprio delle abilità, ma comunque darci l'idea di che cosa voglia dire acquisire delle abilità. Per cui ringrazio molto sia gli attori, sia il dottor Mazzini, sia chi è intervenuto nel dibattito, perché ci ha offerto un'opportunità reale di cambiamento. Adesso il nostro programma prevede un piccolo coffee break che credo che valga la pena di fare proprio per sedimentare un momento le cose che abbiamo fatto, e darei un appuntamento diciamo tra 10 minuti, però adesso sono le 10:47 e quindi lo darei per le 11. Vi pregherei di non staccare i microfoni, ma di non staccare il collegamento, di rimanere collegati. Alle 11 ci vediamo di nuovo. Grazie a tutti.
Buongiorno, dottoressa Dei. Ci siamo, Chiara? Io ci sono, vedo che c'è la dottoressa Dei, dovrebbe essere entrata anche la dottoressa Monacelli, che non c'era prima. Sono arrivata alla fine del precedente. Benissimo. Sei tu l'host, Chiara, adesso. Sei tu l'host, Chiara, insomma. Sì. Lo faccio io. E dovrebbe esserci anche la dottoressa Ceraudo, che era già comunque collegata durante il Teatro Forum. Sì, ci sono. Eccola. Buongiorno, dottoressa, non ci siamo salutate prima. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ditemi voi quando possiamo partire. Va bene. Ok, allora riprendiamo il convegno. Siamo arrivati al momento della tavola rotonda. Io sono Chiara Semenzato, giornalista consulente per la comunicazione dell'Ordine dei Medici di Venezia. E siamo arrivati, come dicevo, alla tavola rotonda, che dovrebbe in qualche modo fornire qualche strumento un po' più utile e concreto per affrontare appunto questa violenza invisibile di cui stiamo parlando ormai da ieri pomeriggio. Io innanzitutto vorrei introdurre le ospiti di questa tavola rotonda, che sono state con noi anche ieri con le loro relazioni, come diceva prima in apertura la dottoressa Cecchetto. E le ospiti sono Metella Dei, che è ginecologa endocrinologa e dalla fine degli anni Ottanta ha lavorato con il Comune di Firenze e poi nell'azienda universitaria ospedaliera Careggi per organizzare servizi contro l'abuso e la violenza sessuale, in particolare il centro Careggi, che ha iniziato la sua attività nel 92 e successivamente si è occupata soprattutto di formazione di operatori sociosanitari in questo e in altri campi. Poi abbiamo con noi la dottoressa Nadia Monacelli dell'Università di Parma, che è ricercatrice del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, è referente per le relazioni internazionali del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova e per lo stesso Ateneo, lo stesso Dipartimento, è anche membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Psicologia Sociale. Si occupa in particolare di asimmetria di genere nei diritti e nel mondo del lavoro. Infine abbiamo con noi la dottoressa Ceraudo, che è laureata in psicologia clinica ed è terapeuta EMDR, specializzata nella rielaborazione traumi e nella violenza di genere. La dottoressa Ceraudo collabora con l'associazione Centro Antiviolenza di Parma dal 2009 e attualmente riveste in quel territorio il ruolo di coordinatrice responsabile del servizio di ospitalità e pronta accoglienza in emergenza. È anche attiva nel progetto Vivien, dove ha il ruolo di trainer. Allora, doveva essere con noi, come accennava stamattina anche la dottoressa Cecchetto, anche Rosalba Taddeini, che è una psicologa di Roma, che purtroppo per problemi di salute non è potuta essere con noi. Lei è attiva nella ONG Differenza Donna. E io adesso provo a condividere lo schermo per mandare un video che la dottoressa Taddeini ci ha mandato. Vediamo se funziona tutto. C'è ancora, scusate, l'immagine del coffee break, la togliamo. Ecco il video. Il progetto Vivien è stato presentato 5 anni fa su un bando europeo, e poi ripresentato con un'accezione particolare che era le donne con disabilità, e questo è stato uno dei fattori che ha permesso questa volta di vincere. Ecco, questo tema, no, questa attenzione specifica del progetto sulla donna con disabilità è una sfida, anche nel senso che
a livello anche europeo addirittura, ci sono pochissime esperienze di lavoro, ricerche. In Italia abbiamo trovato solamente un'organizzazione che, a differenza donna di Roma, che abbiamo invitato anche al nostro training a collaborare, che ha lavorato su questa tematica. L'associazione è un'associazione di donne contro la violenza alle donne, quindi nasce nell'89 e inizia a gestire vari centri antiviolenza e case rifugio. Naturalmente noi lavoriamo nella gestione dei centri e case rifugio che vengono messe a bande e quindi finanziate dalle amministrazioni pubbliche. L'accoglienza alle donne nei nostri centri è legata alle multiple discriminazioni. Nel 2014 siamo accorte che le donne con disabilità non accedevano come le donne vittime di violenza, lasciamo questo termine che non mi piace per niente, normodotate, normali. E quindi ci siamo adoperati per trovare un sistema per cui le donne potessero accedere ai loro diritti, anche quelli legati, diciamo, alla violenza, no? Alla gestione, diciamo, di una situazione di violenza. Le donne che non hanno una disabilità sono entrate in un processo politico, direttamente o indirettamente, quello dei diritti delle donne, l'aborto, la separazione, il divorzio, eccetera, eccetera. Cioè, in qualche modo hanno influenzato la loro vita, Questo processo, purtroppo, non ha incluso le donne con disabilità. Perché? Perché non sono state, diciamo, educate a un processo che le vede madri, mogli e anche soggetti di diritti. Infatti ancora, purtroppo, si parla di accesso di salute riproduttiva e sessuale delle donne con disabilità. Questo che implica? Implica una cosa molto importante, che le donne con una disabilità non riconoscono molto spesso anche la violenza e non essere anche soggetti di diritti, no? Di uscire da questa situazione di violenza. E proprio per questo ci siamo inventati questo diciamo, percorso, che è un percorso itinerante, ma anche di consapevolezza. Facciamo per esempio dei gruppi di focus group dove diamo degli strumenti alle donne con disabilità sui diritti delle donne, che cosa significa sessualità, che cosa significa ad esempio relazioni pari e che cosa significa violenza. Donne di gruppi, di centri diurni, eccetera, che hanno partecipato, sono state donne che alla fine del percorso, il 97% delle partecipanti, a capire che anche loro erano donne con vittime di violenza. Ieri ho fatto un training bellissimo, perché è un training esperienziale, è un gruppo di un centro antiviolenza di Bologna, che siamo partiti da affrontare, diciamo, attraverso un video che noi abbiamo fatto, il tema. Cioè, c'è stato, diciamo, un'analisi di come siamo arrivati a questo processo, no? La ricerca che ci ha dato certi tipi di risultati, no? Ci siamo accorti che praticamente che cosa succedeva. La donna vittima di violenza che aveva discriminazione multipla non arrivava al centro perché se la gestivano i servizi, punto, non pensando che quella donna, proprio perché donna, avesse bisogno di qualcosa di diverso. E questo è. E quindi questa volta siamo partiti proprio dalle esperienze. Quindi abbiamo parlato un pochino del processo, no? Come siamo arrivati noi a questo tipo di percorso, quindi lo sportello itinerante, non più sportelli all'interno dei centri, ma lo sportello itinerante, i focus group e così via. Da lì poi abbiamo proiettato un video, che è questo video che proprio, insomma, parla delle donne, sono tre storie diverse, e questo è andato benissimo come formazione, perché
si sentiva la partecipazione, no? Si parlava del, anche sono usciti anche i pregiudizi, ma va bene perché almeno se ne parla, si lavora su questi, no? E anche le paure, perché ma se io mi trovo venerdì sera nel gestire una donna che ha una disabilità fisica, dove la mando, no? Perché quello mi dice così, perché quello mi dice cosà, perché quello è... Anche, come dire, fargli sentire il sostegno, no? Che non sei sola. Qui in questo centro mi trovo molto bene, mi hanno aiutato molto anche a trovare lavoro. Oggi mi sento diversa, mi sento rinata, faccio quello che voglio e mi sento molto bene, mi sento libera. Eccoci qua. Allora, abbiamo visto il lavoro della dottoressa Taddeini. Io comincerei questa tavola rotonda partendo da un tema che è stato sollevato anche prima durante il Teatro Forum nelle situazioni che sono state affrontate e che è quello della difficoltà normalmente a credere a una donna che denuncia una violenza. Ancora di più se poi la donna presenta qualche tipo di disabilità, ancora di più abbiamo visto prima se questa disabilità non è fisica ma è psichica. Comincerei quindi a chiedere alle nostre ospiti, magari partendo dalla dottoressa Dei, quali sono gli strumenti, gli elementi, insomma, perché un medico, un operatore sanitario riesca ad aprirsi in qualche modo all'ascolto di queste donne. Abbiamo visto prima nel Teatro Forum quanta difficoltà fanno gli stessi operatori sanitari ad aprirsi. Quindi quali elementi, diciamo, può avere il medico per sviluppare questa sensibilità all'ascolto e quindi poi attivarsi per riuscire ad aiutare questa donna? Gli elementi sono già stati un po' lanciati anche nella giornata di ieri, perché io penso che da un lato deve circolare la brutta consapevolezza dei numeri, no? Capire quanto questo tema è importante, quanto è prevalente. Poi ci vuole quel minimo di confronto o di formazione che aiuta appunto a trovare le modalità d'ascolto e le parole per chiedere, perché magari qualcuno ce l'ha più naturalmente, qualcuno meno, ma veniva fuori anche nell'esperienza bella di stamattina al Teatro Forum, no? Come dire, no? Come chiedere, come trovare le parole quando dall'altra parte non ci sono parole. E questo secondo me è qualcosa che si apprende, diciamo, mettendosi alla prova e quindi, diciamo, ci fa riflettere anche sulle metodologie affermative, appunto. Noi abbiamo assistito ora a una bella esperienza con una metodologia che arriva dritta al cuore e così deve essere tutte le volte che si ragiona su temi correlati all'emotività, correlati alle emozioni, non all'emotività, a situazioni così importanti. Quindi, diciamo, non c'è solo un bisogno di formazione, c'è un bisogno di formazione con delle metodologie adeguate appunto per dare quel repertorio di parole nello stile personale di ciascuno di noi, ma che sia utile. E poi l'ultimo punto è la rete, cioè se il medico di medicina generale avesse avuto prontamente dei numeri di telefono per cui un po' parlare con il servizio sociale, sapere che non si sobbarca da solo un faticoso percorso nelle aule giudiziarie, ma che esiste una struttura che sostiene la donna, ma in qualche maniera sostiene anche lui, è, diciamo, una rete strutturata dà conforto. E secondo me
la formazione genera la rete, cioè la formazione comune genera la rete, perché uno si guarda in faccia, si mette alla prova su situazioni magari simulate e da lì poi si struttura anche nella realtà. Ecco, dottoressa Monacelli, prima la dottoressa Ghezzo durante il Teatro Forum diceva ero stata formata a sapere che c'era un codice rosa, però mi sono sentita che non avevo le abilità per affrontare questa donna, per parlarne in modo da non creare ulteriori imbarazzi. Quindi, insomma, centrare il nucleo della formazione. Sì, io purtroppo chiedo scusa adesso a tutti i presenti, ho avuto un contrattempo familiare, quindi sono inserita nel forum in coda, anche se sono rimasta veramente molto gradevolmente sorpresa dalle poche cose che ho visto. Allora, come prendere il racconto? Ci sono due possibilità, come ha detto anche la dottoressa prima. O il racconto viene esplicitato e allora non si sa se prenderlo per vero, o il racconto non è detto perché mancano le parole per mille ragioni. Questo è vero per tutte, è vero per i grandi, è vero per i piccoli, è vero ed è particolarmente vero ovviamente se ci sono delle disabilità di qualunque tipo, perché quanto più si è legati al potenziale aggressore, quanto più diventa per necessità, perché c'è una necessità di fondo che sia storica, affettiva o di accudimento, quanto più diventa difficile dichiararlo. Allora io vi parlo un po' anche di quella che è la... parentesi. Io non sono la referente delle relazioni internazionali dell'Università di Padova. Il mio collega potrebbe indispettirsi. C'è stato un refuso. Sono di Parma. Sì, di Padova, di Parma, ragione. Devo scusare, non ho dato io le note biografiche perché sono screantata. Quindi... Però ecco, sono psicologa, anche se sono afferente al Dipartimento di Economia. Comunque, è questo. Cosa succede? Succede che molte volte quando noi nella posizione, ho parlato ieri dell'asimmetria, forse credo, nella relazione d'aiuto, chi è l'attore del potenziale aiuto che ha le risorse per poter rispondere al bisogno di chi è in difficoltà e ha bisogno del nostro aiuto, ci mette in una posizione dominante da un punto di vista dell'asimmetria sociale. Quello che succede, poiché l'espressione della violenza richiama una dimensione giuridica, è condannabile, c'è una specie di appropriazione indebita di ruolo, per cui ci sentiamo in dovere, dico noi anche proprio come psicologi, poi non so se la dottoressa Ceraudo potrà confermare questa esperienza, ma ci mettiamo un po' nella posizione del poliziotto o del giudice, per cui quando una persona ci racconta qualcosa, la nostra prima preoccupazione è di sapere se è vero oppure no. Ecco, io credo che da quel punto di è da lì che bisogna cominciare a decostruire. Se io sono un operatore sanitario, della salute in generale, prendo la storia. Non mi costa niente. Il rischio di prendere una storia per vera dall'inizio, di fare come se comunque fosse vera, è zero come rischio. Perché? Perché appunto non è che perché io accolgo la prima richiesta d'aiuto che mi trovo subito in udienza a dover sostenere delle cose false. Accolgo, ascolto, proteggo, perché comunque proteggo, metto in sicurezza, creo un contesto per cui se quella persona è davvero vittima, io la tutelo. Se non era da tutelare, che è successo? Niente, no? Come si svela la storia? Beh, si svela nella continuità della relazione d'aiuto, che non è tutta a carico dell'operatore sanitario, no? Anche questo l'abbiamo detto ieri. L'operatore sanitario può essere un primo incontro. Allora, la dottoressa, andiamo molto in risonanza, ovviamente, per fortuna, no? Ha parlato di reti. Chiaro, nessun operatore può affrontare tutto il percorso da solo. Perché? Perché il percorso necessita, per garantire davvero una tutela, di competenze molto diverse, di istanze istituzionali molto diverse. E io credo che dal punto di vista della formazione, questo forse è un punto sul quale si potrebbe lavorare, no? Fare in modo che gli operatori che sono all'ascolto della prima domanda d'aiuto non si mettano nella posizione di sentirsi nell'obbligo di dover decidere del grado di veridicità o meno. Quello si snoda nel percorso, non succede niente.
ma se non lo facciamo, rivittimizziamo e questo è grave ed è inaccettabile. Ecco, proprio prima, durante uno degli episodi del Teatro Forum, c'era questo medico reticente che diceva, insomma, diciamo, sottovalutava, si è scatenata un po' nella chat anche, no, l'idea di dire questo medico deve ascoltare, quindi chiaramente questa paura c'è un po' insita negli operatori di dover affrontare un percorso difficile. Chiedo alla dottoressa Ceraldo anche lei una testimonianza, lei che appunto collabora con il Centro Antiviolenza di Parma e quindi di prima mano, diciamo, può darci qualche strumento utile. E, dottoressa, deve attivare il microfono. Eccomi. Io proseguo un po' il discorso anche fatto dalla dottoressa Monacelli. Perché effettivamente le storie che arrivano a chi si approccia con le donne sopravvissute alla violenza sono spesso storie confuse, a volte difficili da credere, no? Quindi io dico anche difficili da raccontare, figuriamoci da vivere. Ma nel momento in cui noi operatori ci poniamo di fronte a queste donne, inevitabilmente ci scatenano delle emozioni. Allora, il passo che secondo me è fondamentale, un po' quello che ha bloccato forse il medico di oggi, è quello di saper leggere all'interno di noi stessi le nostre emozioni e dire cosa secondo me mi fa credere che alla storia della vittima. Quali sono le caratteristiche che io come operatore riconosco nell'essere vittima e quali no? Quali emozioni anche mi aspetto che una donna che mi racconta una storia mi esprima? Mi aspetto che una donna che mi racconta uno stupro pianga, si disperi e nel momento in cui invece è molto fredda, impeccabile, allora mi viene il dubbio? Secondo me queste sono domande fondamentali che fanno sì che poi, che una volta che noi sappiamo benissimo sviscerare quali sono inevitabilmente i nostri stereotipi, com'è costruito nel nostro immaginario l'idea di una donna che subisce violenza e l'idea di una donna disabile. Adesso provocatoriamente vi lancio anche di chiedervi, ognuno adesso un po' per sé, quali tipi di violenze oggi possono essere al limite della tollerabilità, fermo restando che ovviamente niente è tollerabile, però purtroppo viviamo in un mondo, in una società dove viene messa sempre in discussione anche il comportamento aggressivo o violento. Per esempio, per fare proprio un esempio, una volta ho incontrato una signora che si è rivolta al centro antiviolenza perché era stata malmenata dal fratello. Quando è arrivata, niente, era ben vestita, guardiamo un attimo com'era, tranquilla, molto altera, e subito mi dice, mi manca un braccio, ma io non sono ritardata. Io non avevo neanche notato che le mancava l'arto, perché comunque aveva una protesi molto ben fatta, io non l'avevo notato. Lei era molto aggressiva perché si aspettava di trovare un avvocato, non una psicologa, quindi era venuta proprio per questioni legali. Ed effettivamente il primo istinto che io ho avuto è stato, vabbè, innanzitutto mi era antipaticissima e quindi due, avrei potuto dire... Ok, guardi, le prendo l'appuntamento con il legale. Ma non è questo il nostro ruolo nel momento in cui una vittima viene a raccontare la storia. Quindi il nostro pezzettino, al di là della formazione teorica, secondo me, deve essere quello di prendere in mano quell'emozione. Quindi dire, guarda, sì Pamela, ok, ti sta antipatica. Ce ne saranno tantissime antipatiche, però sta qua per raccontarti una storia, che era effettivamente una delle storie più terribili che ho ascoltato, perché quella violenza da questo fratello in realtà era la punta dell'iceberg. È stata una storia di violenza intrafamiliare continua, fatta di sensi di colpa, di vergogna, veniva tenuta a mangiare in un altro lato perché nessuno poteva vedere che le mancava il braccio quando era piccolina, eccetera, eccetera. Quindi qual è la cosa fondamentale?
se noi facciamo, viviamo nelle relazioni di aiuto, a prescindere dal ruolo e quindi dalla legittimazione del ruolo che noi abbiamo, nel momento in cui una donna, secondo me, vuole raccontarci qualcosa, noi dobbiamo raccogliere quella storia. Non dobbiamo spaventarci del fatto che sia terribile, delle possibili conseguenze a livello legale, eccetera, perché poi, come diceva la dottoressa prima, in teoria dovremmo avere una rete a cui appoggiarsi. Noi qui effettivamente abbiamo una rete molto solida con i servizi sociali, con l'ospedale e le forze dell'ordine, e quindi avere un protocollo sicuramente ci aiuta. Però secondo me il pezzettino è noi come medici, come psicologi, come operatori d'aiuto, dobbiamo fare un piccolo esamino sulle nostre emozioni. Ok, quindi mi pare di capire, gli operatori sanitari devono un po' abbandonare, insomma, questi timori infondati, perché comunque il percorso è lungo, e raccogliere, accogliere una storia in realtà non implica, diciamo così, che si debba necessariamente finire in un'aula di tribunale. In merito alla rete, che sia la dottoressa, insomma tutte e tre in realtà avete parlato della rete di supporto, vorrei dire che questo è un percorso che la CPO dell'Ordine dei Medici di Venezia sta conducendo da parecchi anni. Noi abbiamo fatto parecchi convegni sulla violenza sui minori, sulle donne, la violenza di genere, ora questo sulla donna disabile. E l'intento della CPO era proprio quello di costruire questa rete, tanto è vero che già nel 2017 è stato fatto un vademecum, che è stato fatto attraverso l'aiuto anche delle forze dell'ordine, dei centri antiviolenza, eccetera. Poi più tardi ne presenteremo un aggiornamento. In tutti quei convegni era emersa, diciamo così, la necessità di questa rete, di non agire da soli. E probabilmente anche i medici, gli operatori sanitari, sapendo di non essere soli, potrebbero avere più coraggio nell'affrontare le situazioni. Rispetto al convegno di ieri, soprattutto nei video che abbiamo visto, c'è anche un altro tema che vorrei affrontare con voi, e che è il tema della consapevolezza. La consapevolezza in particolare delle vittime, perché le statistiche sulla violenza sulle donne con disabilità sottolineano spesso che c'è questo dato preoccupante. Una ricerca denominata Vera, che è stata condotta l'anno scorso in collaborazione con la ONG Differenza Donna, di cui abbiamo visto essere esponente la psicologa Taddeini prima, e anche dalla FISH, che è la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, dice che solo una parte delle vittime, il 33%, riconosce la violenza come tale, e dunque spesso questa violenza non viene denunciata. C'è questo problema di consapevolezza, vi chiedo come affrontarlo, come gli operatori sanitari possono aiutare in questo senso. Se vuole cominciare la dottoressa Monacelli, la dottoressa Dei. Dottoressa Monacelli deve attivare il microfono. Dicevo, è difficile decidere chi va per primo. Il tema è un po' un tema centrale, perché, come dire, perché sia dicibile, o perché sia riconoscibile, perché sia ascoltabile, occorre che il tema sia sdoganato a livello di conoscenza, di discorso pubblico comune, di senso comune proprio. Ora, come abbiamo svelato, come abbiamo detto più volte, a più voci e con approcci molto diversi, se parlare di violenza di genere ha richiesto anni di lavoro, anni, mezzo secolo di lavoro, diciamocelo, perché dal ratto delle Sabine alla legge sulla violenza sessuale sono passati 2200 anni, ed è un mito fondatore, cioè questa è la nostra storia umana, no? Quindi occorre che diventi un tema del quale si possa parlare, che non sia un tema tabù. Ora, sull'abilità e sulla violenza, sulla disabilità, siamo ancora ben lontani. Adesso questa storia drammatica raccontata dalla dottoressa Ceraudo, però voglio dire, pensiamo alle nostre aule scolastiche. Quanto è reale il livello di accettazione disabilità? Quanto viene integrato in una sola... perché poi il linguaggio, il politically correct ce lo dice, ma anche lì è molto dichiarativo, no? Che cosa vuol dire una diversa normalità? Allora, noi tutto questo
facciamo ancora un po' fatica, ad esempio, adesso ovviamente parlo anche nei percorsi formativi a livello universitario, come dire, quello che non è la norma viene identificato come il caso eccezionale, no? Si parla della violenza e poi in una pillolina si dice per attenzione perché se le donne sono disabili, se le donne sono nere, se le donne sono molto povere, se le donne sono molto ricche, non ci si pensa, però anche questo è un problema, no? Si svela molto più difficilmente quando si fa parte delle classi molto dominanti, diciamo, no? Socialmente le upper class. Comunque, quindi ci impegniamo tutti e noi come, allora non tutti noi possiamo contribuire, ma credo che se il personale sanitario, i medici, gli infermieri, i pediatri, le ginecologhe sdoganano anche nel rapporto con, nella conversazione con i loro pazienti, le loro pazienti, questa possibilità, come se fosse una delle possibilità dell'esistenza, può succedere. Tutto lì, semplicemente, adesso lo dico così semplicemente, ma come dire, normalizzare il discorso, perché se lo normalizziamo noi, lo rendiamo possibile per chi lo deve raccontare ed è molto più facile per noi renderlo possibile tenendo conto di quello che ha detto la dottoressa Ceraudo prima sulle nostre emozioni, no? Ma è molto più facile per noi renderlo possibile che non fare lo sforzo per la vittima di svelare una cosa che per lei è molto difficile e che la mette anche in una posizione sociale presumibilmente estremamente difficile. L'altra cosa importantissima sul tema della disabilità, l'ho detto ieri ma lo ripeto con cuore, sosteniamo i genitori. Se partiamo dal presupposto che abbiamo dei giovani più o meno giovani, comunque delle persone con determinate disabilità, poi dipende dalle disabilità, vanno sostenute le persone che si prendono cura di loro, che sono ovviamente il sostegno, ma anche la fonte a maggior rischio di violenza, no? Quindi quel lato lì, quello che il mondo intorno alla persona disabile va integrato nell'intervento sulla persona disabile, secondo me. Grazie. Sì, io mi aggancio anche, c'è il microfono? Sì, ok. Posso? Sì, certo. Ok, mi aggancio proprio con un esempio. Una signora sulla sedia a rotelle, in quanto affetta da spina bifida, mi raccontava proprio il senso, la sensazione di non essere niente, che le arrivava dall'essere toccata, spostata, lavata, senza attenzione. Lei diceva, era come se io fossi spazzatura, perché un oggetto prezioso, comunque anche un oggetto comune, non lo si sposta, non lo si manipola in quel modo. Perché effettivamente alcune forme di disabilità impongono che ci si debba affidare all'assistenza dell'altro. E spesso proprio le donne disabili possono non essere più considerate donne, ma solo disabili, ok? E di conseguenza arriva questa nuova forma di violenza, nuova ma semplicemente perché noi adesso ne stiamo parlando. Diventa nuova perché comunque le donne disabili e forse i disabili in generale sono un po' abituati ad essere trattati in questo modo. Quindi il livello di consapevolezza non è così semplice che emerga, se non appunto se ne parla. È un po' come la violenza di genere, nel momento in cui si è iniziato a parlarne, alcune donne ancora adesso arrivano al centro antiviolenza e dicono guardi sono qua, ma non lo so se sono nel posto giusto, oppure non lo so se subisco violenza, perché magari, e la faccio proprio esemplificativa al massimo, banale, ma è vera, perché magari se io gli faccio trovare quello che gli piace da mangiare nel momento giusto, poi non succede niente. Quindi c'è sempre questo alone di colpa, c'è sempre questo alone di rapporto con l'altro. E nelle donne con disabilità questo è amplificato. Quindi concordo sulla presa di consapevolezza parlando e normalizzando. Sono cose che possono accadere ed è giusto che vengano tirate fuori. Certo, il passo successivo è ok, se io tiro fuori questa parte,
questa violenza che subisco o comunque che percepisco. Poi dopo che cosa succede? Dobbiamo domandarci se nel nostro territorio, in Italia in generale, noi abbiamo gli strumenti per garantire un dopo che sia efficace, che non sia una vittimizzazione secondaria, che non sia un abbandono poi della vittima nel momento in cui ha rivelato di vivere in una situazione maltrattante, di vivere in maltrattamenti. Questo secondo me è un altro pezzettino che ancora manca, proprio perché stiamo sfoderando adesso il fenomeno. Dottoressa Dei? Sì, un ultimo pezzettino in coda, perché io mi riconosco negli interventi delle colleghe che mi hanno preceduto, che viene, no, dall'esperienza del lavoro con la violenza di genere in genere, appunto, è che anche arrivassimo a questo, cioè a sdoganare quest'idea con le nostre pazienti, parlarne con i genitori, anche con gli operatori dei centri diurni, con gli operatori di case di accoglienza per persone con disabilità, poi probabilmente resterebbe quello che resta ancora, secondo me, un osso duro, diciamo, da rosicchiare, che è il tema della violenza psicologica. Cioè, io vedo che soprattutto le nostre adolescenti comunque non riconoscono un compagno abusante. Cioè, la differenza tra amore e controllo, non so come dire, è una differenza sfumata che loro non vedono. E quindi, come dire, questo è poi una cosa che è più difficile a leggere e sarà più difficile a leggere anche per soggetti con disabilità, ovviamente, tenendo presente che poi percentualmente è la forma di violenza più frequente, ma anche che lascia tracce così importanti a livello del sé, dell'ansia, del quotidiano, della qualità di vita e così via. Adesso, mio malgrado, devo farvi una domanda a cui spero, insomma, in qualche modo riusciate a rispondere, prima di lasciare lo spazio anche eventualmente alle domande dei partecipanti, perché vorrei, insomma, che faceste anche una discussione con loro. Questo convegno l'abbiamo intitolato Leggere l'invisibile. Quali sono, allora, in sintesi, secondo voi, secondo la vostra esperienza, i modi e gli strumenti per far emergere questa violenza che abbiamo visto essere invisibile per tanti motivi? Ovviamente qualche spunto di riflessione per i partecipanti. Magari comincia lei, dottoressa Dei, visto che la vedo ancora in primo piano. Ma appunto, intanto parlarne. Poi, come dire, però parlarne anche in modo esteso sul territorio, perché io credo che chi condivide esperienze appunto di formazione in su e giù, diciamo per la penisola, sa che ci sono molte differenze e queste sono ingiuste. Quindi, come dire, per questo ci vuole un qualche cosa a un livello più alto del singolo ordine, della singola città, della singola ASL. Altrimenti facciamo la diseguaglianza delle diseguaglianze. Quindi, diciamo, parlarne e strutturare un livello minimo di formazione sul tema, che richiede però anche un finanziamento. Cioè, non possiamo pensare che si fa sempre tutto all'interno dell'orario di lavoro con sempre meno risorse perché un operatore ha voglia di farne. Cioè, così non è... diciamo non è pensabile. Questo è il primo punto, poi come nel gioco della lettera a continuazione cedo e semmai rientro. Dottoressa Ceraudo, prosegue lei. Sì, allora secondo me, appunto, per proseguire, noi stiamo parlando di un fenomeno culturale, quindi la violenza sulle donne con disabilità e senza disabilità è un fenomeno culturale, quindi per sradicarlo bisogna per forza lavorare, secondo me, cioè secondo noi, cioè sull'immaginario collettivo, ovvero, quindi bisogna parlarne.
magari adesso cominciando a coinvolgere anche le associazioni che si occupano di disabilità, per parlare di violenza, per esempio nella formazione di Vivien ci hanno anche chiesto: ma come fa una donna disabile, per esempio, ad accedere al centro antiviolenza? E invece perché non magari non può essere che il centro antiviolenza vada dalla donna disabile? Dobbiamo essere un po' flessibili, no? Perché siccome è una sperimentazione in itinere, dobbiamo, secondo me, appunto, essere flessibili e parlare. Ovviamente parlare di violenza prestando attenzione al linguaggio utilizzato, agli stereotipi che sono comunemente associati alla violenza sulle donne, alle donne stesse, alle donne con disabilità. Perché una cosa che riscontro tante volte, e perché mi dispiace, è proprio che a volte sembra che stiamo facendo una guerra tra i sessi, tra i generi, ma assolutamente non è così. Però finché continueremo ad associare, secondo me, la femminilità alla dolcezza, alla docilità, la disponibilità, e invece la mascolinità alla forza, al dominio, all'irrequietezza, e allora grazie, arriveremo sempre ad affermare che la violenza degli uomini sulle donne è fisiologica, è immutabile, e quindi perché connaturata nell'essere maschio e nell'essere femmina. Questo purtroppo non è un messaggio corretto, però tante volte quando andiamo nelle scuole effettivamente emergono questi messaggi, emergono questi stereotipi tra i ragazzi, per cui secondo me è fondamentale fare sì una informazione un po' a tutti, ma dobbiamo puntare sui bambini e sui giovani, trasmettere proprio messaggi già destrutturati di quindi su persone ancora vergini, su appunto ragazzi e ragazze con e senza disabilità, utilizzando giochi, utilizzando linguaggi appunto differenti. Dottoressa Monacelli, secondo lei invece quali sono gli strumenti che si possono adottare per far emergere questa violenza? Io, se mi concedo un discorso un po' più politico a questo punto. Va bene. Allora, credo che ci sono i pezzi, no? Cioè, di fronte allo stato delle cose ci sono due aspetti. Uno è la prevenzione, quindi fare sì che a lungo termine cambi la cultura di genere, cambino i rapporti di dominanza, cambino i significati e i valori, come ha detto la dottoressa Ceraudo. Ma allo stesso tempo la dottoressa Dei ha sollevato una questione politica precisa, ha parlato di finanziamenti. Questo non è opzionale. Allora condivido veramente appunti alcune riflessioni. Allora, è stato detto anche prima nel Teatro Forum, è chiaro che la qualità di un intervento non può essere lasciata alla dote individuale. Riuscire a stabilire, a costruire una buona relazione d'aiuto all'interno delle diverse professioni. Non vuol dire, come dire, che dipende se è uno un buon temperamento oppure no, e non vuol dire che dobbiamo diventare tutti psicologi. Ma quando siamo in una relazione d'aiuto che si configura appunto con una forte asimmetria, dovremo acquisire in questa professionalità delle capacità. Queste capacità, per essere acquisite, poiché diciamo che non sono un infuso, come dire, genetico, per non scomodare il divino, deve essere l'esito di una formazione. Ora, come abbiamo già detto ieri, le formazioni fatte con tanta efficacia, come abbiamo visto, e con tanta fatica, però sono discontinue, inevitabilmente discontinue, e riservate a qualcuno di buona volontà, interessato, perché l'azienda gli chiede di farlo, perché così guadagna qualche ECM, così. Quindi non c'è una messa a sistema della formazione, ma attenzione, non c'è nemmeno una messa a sistema degli interventi, perché i centri antiviolenza, per quanto integrati nelle reti, eccetera, le associazioni in generale che si occupano, partecipano a dei bandi. Questo vuol dire che la loro sussistenza, la loro capacità di garantire continuità al loro lavoro, è aleatoria. Noi possiamo solo sperare che il prossimo bando vada a buon fine, ma non ne abbiamo la certezza. Allora qua c'è un problema politico, perché
Di fronte a tutte le dichiarazioni fatte, le prese di posizioni, le leggi codificate, è un problema di welfare, di salute pubblica, di buona convivenza e di buona cittadinanza affrontare questo tema, o è un orpello del quale ci possiamo occupare a seconda della condizione economica? Perché o questo entra e diventa una voce di bilancio stabile del governo, delle regioni e a cascata dei comuni, oppure diciamo bene, ci sono le dottoresse Dei, le dottoresse Ceraudo, qualche volta la Monacelli quando ha tempo che lo fa, che bello, no? Come siamo buone, speriamo che ci vada bene. Io poi lavoro in ospedale, ma dedico anche un po' di tempo a fare queste cose. Io non so, questa volta dico Pamela, come gestisci la tua vita professionale, quindi invento, scusami, passo al tu in questo momento. No, certo. La dottoressa Ceraudo dice, ma sì, ho un po' di tempo, dai, mi piace, faccio questo lavoro, mi faccio qualche ora lì. Non può funzionare così. Noi possiamo fare tutti i convegni del mondo, tutti i progetti europei del mondo, ma qua, scusate questa enfasi, però ad un certo punto ce lo dobbiamo dire, ci vuole una presa di posizione forte su questo. Perché sennò il rischio, appunto, è che svanisca a seconda delle fluttuazioni economiche, politiche più o meno, eccetera. L'altra cosa importante, secondo me, che crea cultura e che è strettamente legato alla stabilizzazione degli interventi, è la qualità dell'intervento per gli operatori e per le vittime. Perché se io operatore mi faccio carico, perché ho fatto una formazione, so che c'è una rete, no? Dice, vabbè, cosa ho detto io? Prendi, tanto che ti costa? Non sei mica solo, forse. Perché uno, magari cado in un buco, non so a chi rivolgermi. Due, mando la persona lì e succede, perché succede, il finimondo è quasi la situazione nella quale la metto è peggiore di quella dalla quale l'ho fatto uscire, insomma. Concedetemi la brevità di linguaggio. E quindi, e per chi, come dire, si implica nella relazione d'aiuto, dove vede che questo aiuto non funziona e che quindi l'istituzione non risponde, e per la vittima e quelli che ruotano intorno alla vittima, che dice, senti, sai cosa c'è? Alla fine non serve a niente chiedere aiuto, perché tanto è un gran casino, bisogna fare da soli. Ora, questo è strettamente legato alla precarietà precedente e al fatto che ci poniamo molto poco la questione della valutazione, che viene intesa un po' come un controllo, ma non è quello. È che se noi riusciamo a ragionare su quello che facciamo, ci diamo la possibilità di migliorare, no? Ma per poter fare questo e investire risorse anche in questo, ci vuole una messa a sistema, che non c'è. Faccio notare una cosa molto polemica. Questa è molto polemica, però mi piace. Qualche anno fa, non molto, ormai più, forse un decennio, insomma, la linea del tempo non... Si è finalmente, qua c'era un collega Fulvio Frati, che ne è stato un rappresentante, alla fine, credo che parta da Firenze, Artemisia dice, ma forse ci dovremmo anche un po' occupare di questi uomini, che facciamo? Perché tutto è centrato sulle vittime, no? Che siano le donne normodotate o disabili, non importa. Però le prendiamo, le mettiamo in 141 bis, perché poi all'epoca l'unico strumento di vera protezione che c'era era anche spostarle da una città all'altra, che vuol dire scardinare tutti i punti di riferimento. Già sei devastata dalla la relazione violenta, in più ti devi reinventare la vita completamente, insomma, però era l'unico strumento che c'era. Quindi nasce questa riflessione. C'è tutto un lavoro, si fa benissimo. Vi faccio notare che i centri di ascolto, liberiamoci dalla violenza e affini, rivolti agli uomini aggressori, sono stati immediatamente integrati nei servizi di salute pubblica. È un servizio del sistema sanitario nazionale. Questo non è mai stato vero per le vittime donne. Voilà, grazie. Ecco, quindi lascio anche spazio in questo momento un po' alla discussione, qualche minuto, se qualcuno dei partecipanti vuole intervenire, anche raccogliendo questa sferzata un po' polemica finale della dottoressa Monacelli, anche sul fronte di una società in qualche modo maschile e patriarcale, in cui insomma ci sono ancora delle differenze.
Se c'è qualcuno che vuole intervenire può semplicemente attivare il microfono, magari dice chi è e a chi rivolge la domanda. Chiara, mi senti? Sì, sì Giovanni, certo. Volevo fare un piccolo commento su quello che è proprio la nota politica che è stata evidenziata, nel senso che è vero che l'ordine in questi ultimi ormai 5 anni ha fatto sistematicamente degli eventi e i documenti di cui parlava la dottoressa Cecchetto. Recentemente, il 24 di settembre, è entrata in vigore la legge contro la violenza sugli operatori sanitari. Era la priorità 1 per quanto riguarda la Federazione Nazionale di cui sono il vicepresidente e su base della spinta del presidente Anelli. Parto da questo perché era la situazione più grave per quanto riguarda la situazione sanitaria in generale. Non so quanto sia percepita qui al nord, ma vi posso assicurare che è percepita in maniera determinante al centro-sud. Sembrava un sogno questo quando siamo partiti 2 anni e mezzo fa, perché ci sono problemi di vittime della violenza tra gli operatori, assassini, violenza delle guardie mediche, spari nei pronti soccorsi a Napoli, bombe carta sul 118, cioè cose veramente pesanti contro gli operatori sanitari. Però alla fine devo dire che ci siamo riusciti martellandoli tra convegni, articoli, ma soprattutto incontri politici, invitando di fare fronte i rappresentanti tra senatori, commissione e deputati a quelli che erano poi i loro doveri. Camera e Senato, alla fine, e poi il Parlamento, alla fine hanno votato all'unanimità questa legge. Inasprimento delle pene e procedibilità d'ufficio e non a querela di parte. Naturalmente è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché poi c'è la problematica di dove fare recepire questa nuova legge dello Stato, perché adesso è legge dello Stato, a livello delle ASL, a livello dei pronti soccorsi e di quant'altro. Dopo questo si innesca tutta la problematica anche della violenza di cui trattiamo anche oggi, che è vero che necessita assolutamente di risorse e di una preparazione sistematica e capillare e non data dalla buona volontà del sindaco. I codici rosa ci sono come normativa, non so se sono attivi in tutti i pronti soccorsi. Sono state, diciamo, aperte per esempio in alcuni pronti soccorsi la stanza di Jacopo per la comunicazione, diciamo, di una notizia particolarmente grave e soprattutto c'è la problematica, io faccio nella vita normale, faccio il chirurgo generale, ho fatto il medico di pronto soccorso per 2 anni e mezzo e vado a fare le consulenze di pronto soccorso sistematicamente, anche adesso, anche domani sarò di guardia, e si capisco benissimo come si innesca questo tipo di problematica ben trattato anche a livello del teatro forum in quella che è la dinamica normale dell'attività. Serve a fare una riflessione, serve a fare riflettere anche, soprattutto i rappresentanti politici a livello del comune. Su questo qualcosa sicuramente è stato fatto, ma naturalmente anche nella nostra provincia, ma naturalmente la strada è molto lunga. Concludo dicendo che sulla base di quello che è stato fatto per la violenza contro gli operatori sanitari, nei prossimi anni, personalmente mi prendo l'impegno anche di portare a livello della Federazione Nazionale quello che stiamo discutendo qui in questo ordine e grazie anche ai contributi di oggi. Mi fermo qui. Grazie al Presidente Leoni. C'è qualche altro intervento? Io leggo in chat che ci chiedono se la rete emiliana di cui si parla è la stessa implicata nel caso dei bambini supposte vittime di violenza poi non dimostrata, nel caso di Bibiano immagino citano. Sì. Non so se c'è qualcuno che può rispondere
al quesito. No, se fa riferimento alla rete di cui parlavo io prima, no. Io parlavo di un protocollo della prefettura che è stato veramente molto voluto dall'ex prefetto di Parma, di cui fanno parte appunto tutti i membri che lavorano con le vittime di violenza, quindi servizi sociali, forze dell'ordine, ospedali di Parma e provincia. È un protocollo che serve per dare una risposta il più pronta e immediata e puntuale possibile nel momento in cui una donna si reca anche di notte, anche il giorno di Natale, eccetera, eccetera, al pronto soccorso, alle forze dell'ordine chiedendo aiuto perché non può più stare in casa se anche con i figli. Si attiva quindi un protocollo di emergenza che è sempre previa disponibilità della donna, nel senso che lei deve dare il suo consenso a far partire poi tutto questo. Beh, viene inserita insieme ai figli in una struttura protetta di emergenza per un tempo limitato che va dai 15 ai 21 giorni. Cosa succede in questo tempo? Succede che i vari membri della rete costruiscono insieme alla donna un eventuale percorso di uscita dalla violenza. Dico eventuale perché la donna è ancora libera di poter tornare indietro nel momento in cui decida così. Quindi è proprio tutto, adesso ve l'ho riassunto, ma in realtà è molto articolato ed è nato proprio per il bisogno di dare una risposta immediata e tempestiva per i casi di emergenza. Quindi non c'entra niente con Bibbiano e queste cose qua. Perfetto, quindi anche questo chiarimento è stato fatto. Allora, visto che siamo andati un pochino lunghi, mi scuso con la dottoressa Cecchetto, io le lascerei la parola. Chiederei solo una cosa alle dottoressa Monacelli, dottoressa Dei, al dottor Mazzini, una questione pratica e logistica, se mi date il consenso per mettere le slide di ieri sul sito in modo che siano a disposizione dei partecipanti. Vedo che la dottoressa Dei e la dottoressa Monacelli fanno sì con la testa, il dottor Mazzini. Sì, magari le mando la versione aggiornata con i dati che ho aggiunto il giorno stesso. Perfetto, se me le può mandare il prima possibile, così io ho finito il convegno, poi le metto subito a disposizione. Vi taccio, vi ringrazio e lascio la parola alla dottoressa Cecchetto per l'ultima parte del convegno. Allora, grazie ancora anche per questa bella tavola rotonda che ci ha consentito di mettere a fuoco dei problemi e ha consentito anche al nostro presidente e vicepresidente nazionale dell'ordine di prendersi l'impegno per portare avanti anche questa presa di posizione politica da parte dei massimi livelli e quindi da parte del Parlamento alla fine per una messa a sistema delle questioni che riguardano la violenza sulle donne e sulle donne disabili anche. Parlando di rete, se ne è parlato ieri, se ne è parlato oggi, mi pareva che fosse, pareva opportuno a tutta quanta la CPO veramente di offrire alla fine di questo convegno l'aggiornamento di quel vademecum che avevamo proposto nel 2017 dopo il primo convegno che avevamo fatto come CPO, promosso come CPO, contro la violenza alle donne. Il vademecum quella volta era sostanzialmente diviso in due parti e verrà riproposto come tale sul sito dell'Ordine. C'era una parte introduttiva e che poi metteva all'attenzione dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale alcune questioni, per cui li richiamava a come rapportarsi nel caso che ci fosse il sospetto di una violenza agita da parte di qualcuno
sui nostri piccoli pazienti o su una donna oppure anche su un uomo che si presentasse a noi. Oppure nel caso che un uomo ci dicesse che non sapeva come gestire la propria violenza e chiedesse aiuto. Questo vademecum quest'anno è stato aggiornato con dei numeri utili, quelli che si diceva sarebbe utile che una persona, che un medico potesse avere a disposizione. Alessandra, scusami, prova a condividere il schermo per mettere i numeri utili, così magari restano in... Tu continua pure a parlare. Vediamo se si riesce. Non so se li vedete, se qualcuno mi dà riscontro. Sì, si vedono. Ecco, io avevamo pensato insomma di riaggiornare quelli mettendo appunto quei numeri di telefono cui ci si può rivolgere. Sono tutti quanti i numeri che sono stati controllati, nel senso che sono numeri che possono essere chiamati perché i diretti interessati sono stati avvertiti della cosa, e che ci permettono di poter avere un aggancio nel caso che una situazione non ci sia chiara e che abbiamo bisogno come operatori di rivolgerci a qualcuno e sapendo anche a chi indirizzare direttamente la persona se preferisse farlo di persona senza la nostra intermediazione in qualche modo. Ci sono dei dati, dei numeri che non sono soltanto di Venezia, ma sono anche di San Donà di Piave e di Portogruaro, perché abbiamo pensato di coprire tutta la provincia di Venezia e l'area su cui insiste il nostro ordine dei medici. Sono numeri interessanti per la professionalità che troverete dall'altra parte. E ecco, questi sono tutti quanti quelli che voi vedete: centro di ascolto per la violenza di genere a Portogruaro, per la violenza per antiviolenza e antistalking della Magnolia di San Donà di Piave, che ha tra l'altro un interessante parte del centro che si occupa del recupero degli uomini che agiscono violenza. Da noi non è come in regione Emilia-Romagna, da noi non è entrato in sistema neanche non sono entrati in sistema i centri che si occupano dell'educazione degli uomini in un qualche modo, comunque della possibilità da parte degli uomini di trovare un aiuto di operatori. Da noi non c'è ancora questo, mentre in Emilia-Romagna sì. Questo rispetto all'intervento della professoressa Monacelli. Io penso che il nostro convegno può essere chiuso qui. Sappiate che appunto questi numeri e questa vademecum aggiornato lo ritroverete dentro al sito e anche probabilmente nel prossimo notiziario dell'Ordine in una pagina dedicata. Anche il notiziario dell'Ordine è via web adesso. Io ringrazierei veramente tutti per la partecipazione, per il coinvolgimento, per la possibilità che abbiamo avuto anche di sperimentare questo diverso modo di formazione, e con questo a mezzogiorno direi che possiamo chiudere il nostro collegamento e ringraziare ancora tutti. Lascio al dottor Leoni, se vuole, un saluto finale. E da parte mia vi ringrazio. Grazie mille a Alessandra, soprattutto a Chiara Semenzato, che hanno
ideato e portato avanti un evento, devo dire, particolarmente complesso, diciamo, online, che ha, devo dire, funzionato molto bene e che metteremo online per ulteriori spettatori. Il livello dei relatori è stato eccellente su una problematica nascosta, purtroppo, e più, che deve essere manifestata adeguatamente a tutti quanti i livelli. Ringrazio particolarmente Roberto Mazzini e tutti quanti gli attori del Teatro Forum. Noi non siamo nuovi al Teatro Forum, l'abbiamo già fatto alcuni anni fa a Venezia e potremo pubblicare anche quello, tutto sommato con la sintesi, devo dire. E la partecipazione del pubblico, la sostituzione, diciamo, delle parti, i medici che si immedesimano in quello che è la vita dei loro colleghi e le fanno delle variazioni, mi aveva stupito qualche anno fa, mi ha ristupito oggi e naturalmente sì, come la nostra novella Ghezzo, che è particolarmente portata, ma devo dire che anche altri colleghi si sono già quella volta perfettamente immedesimati nella situazione, come se avessero fatto gli attori tutta quanta la vita. Ma non è così, non è così. Gli attori sono i professionisti ed è anche un grande esempio per tutti, secondo me, vedere dietro le quinte, cioè come delle persone in carne e ossa umane riescono a ripartire al CIAC rifacendo lo stesso percorso, diciamo, la stessa recitazione, ma non è una moviola, non è un video, è un attore che reinterpreta perfettamente il ruolo, per cui si prepara ore e ore, perché quello è il suo lavoro. E queste sono situazioni nuove che noi viviamo perché facciamo un altro mestiere e questi momenti di collegamento sono, secondo me, estremamente importanti. Quindi è un percorso che inizia, questo qui, come ho detto, a vari livelli, però la consapevolezza del pubblico e la deve uscire fuori da quello che è la consapevolezza degli addetti ai lavori e poi finire in altri tavoli. Noi a Roma siamo al terzo ministro, al terzo capo di gabinetto e al terzo sottosegretario in 2 anni e mezzo. E ogni volta si ricomincia tutto quanto da capo. Perché i ministri non si passano le consegne, come facciamo noi. E si rifanno tutte quante le commissioni. È un lavoro difficile, ma è il nostro lavoro, questo qui, e cercheremo di portarlo a termine anche per l'argomento di oggi. Grazie a tutti. Bene, ringraziamo tutti i partecipanti, ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo il dottor Mazzini. Spero che, insomma, sia stato utile questo convegno, sia anche un primo passo, insomma, per tornare a parlare di questi temi di cui credo si senta parlare troppo poco. Quindi vi ringrazio a tutti, tenete d'occhio il sito dell'ordine, che insomma da qui a breve saranno disponibili le slide di ieri e invece poi nei prossimi giorni altri materiali. Grazie a tutti e buon sabato. Buon arrivederci, grazie. Grazie a tutti e grazie a tutta la CPO di essere stata presente. Grazie, grazie molte. A presto. Grazie, grazie Maria Pia, grazie. Grazie dottor Mazzini. Grazie Novella, grazie. Forum, grazie. Grazie a voi. Grazie, è stato grazie molto, a molto interessante e molto bello. Arrivederci. Grazie. Giovanni? Eccomi qua. Eccoci. È perché sono io l'host adesso. Sì, oppure... adesso stanno uscendo un po' le persone, sono rimasti 9 partecipanti, Luca Barbacane che si è silenziato, non ha detto niente tutto il giorno, lo vedo che è ancora lì. Ma ha scritto. Ha scritto molto, ma non ha mai parlato. Oh, cari, siete stati veramente una mattinata meravigliosa, lo stavo scrivendo anche adesso. Grandissimo. Era disabile, me l'ha detto insomma. Bene, sei vestito, bene. Luca, sì, adesso. Va bene.
No, ho seguito il tuo consiglio di farmi la barba, eccolo, perché ero realmente impresentabile alle 9. Mi sono portato il